I cubi spezzati. Raccontano una storia. L'antico regno. Di Ego Balego è stato frantumato. A casa nostra. Oltre. Le miniere. Al momento il re Lucio non si trova più e nella notte delle spade diamantine, Guazzo il Manzo è stato il primo a morire. Presto i figli del re si sono fatti la guerra, ognuno di loro cercando di reclamare ciò che rimaneva di ego balego. La voglia di primeggiare di tutti coloro che rimasero finì per avvelenare le lande di Grosseth. Una guerra dalla quale nessuno emerse vincitore. Una guerra, nella quale purtroppo, in ultima istanza, persino la nostra ignota divinità ci ha abbandonato definitivamente. E allora adesso! Risorgete non morti, voi che siete sottoterra eppure vivete. La chiamata delle miniere parla a tutti voi. Risorgi Lionel, l'arciere cecchino. Julius, il lupo maledetto. Nikolaos, il cubetto esplosivo. Efisio, il mangialava. E in ultimo Ruslan, il costruttore di ogni cosa. E in ultimo, un ricercatore senza nome che voleva ripristinare. L'ordine del mondo. Con una pozione. E una sigla! Giorgio. Mi Giorgio. Era un ragazzo poco più che quindici anni in Minecraft ci rimetto le penne costruivo case e chiese, e no che non valavo spese, stavo attento ai golem e pure agli arcieri, tiro tutto il legno, si sono bobovieri scappo tutta la notte dai tuoi morti, perché cazzo sono risorti, io non lo so. Questa è una bland run, stai attento perché non, non sei mica tu fan, non puoi rotolare per queste colline, sono cubiche. Io ragazzi, spero abbiate preso appunti riguardo i nomi che ho citato durante questa introduzione. perché li ho sparati a caso. Quindi probabilmente non me li ricorderò, ma ve li ricorderete voi, ok? Do ora facciamo un attimo un riassunto della lore che mi sono appena inventato. Ma prima, l'altra sigla, bloccata. Grazie Streamlabs, fottiti in culo. The All Knowing. Ma buonasera a tutti, amici video spettatori e benvenuti nel nuovo episodio della Blind Run di Minecraft, signori, di Minecraft. È proprio lui, è tornato il Minecraft. Adesso lo vedrete presto, non appena avrà finito di scaricare l'aggiornamento e se OBS ce lo consente ma mamma mia che bella run che stiamo facendo che bella run davvero Minecraft sta facendo emergere il bambino che è in me e peraltro mi sta raccontando di Gusti videoludici che non pensavo di avere. Non pensavo che mi potesse dare soddisfazione. Eccolo intanto. Non pensavo che mi potesse dare soddisfazione giocare un gioco del genere. E invece. Credo che nessun videogioco mai fino ad oggi mi avesse dato il brivido di essere soddisfatto. Per aver costruito una strada. Credo sia il ricordo più prezioso della scorsa live. Io che unisco la strada per l'anticamera di Ego Balego e, e sono felice perché, perché mi sono creato un sentiero che precedentemente non esisteva. È stato veramente magico perché mi ha fatto sentire in controllo del mondo di gioco. Come mai nessun titolo? Prima d'ora. Ma guarda The multiface, ti dirò intanto, grazie a tutte le persone che si stanno iscrivendo. Oggi il sub goal è alle 1350, e io quindi vi ringrazio assolutamente per il supporto che vi permetterà di vedere questo streaming senza pubblicità, ma anche e soprattutto gli internazionali che ci saranno praticamente esattamente tra una settimana. Tra una settimana saremo in preparazione. Del internazionale europeo, che è un po' il più importante dell'anno. Quindi, se vi piace quello che facciamo, se vi piacciono le streaming di Minecraft, se vi piacciono tutti gli eventi che organizziamo, può essere. Figo, subarvi al canale. Può essere figo, regalare una sub. Potete farlo anche con il Prime volendo, è gratis. Basta passare il mouse sul video dello streaming. Io vedo un Hype Train già a livello 3, 75%, quindi fuori di testa il supporto che arriva durante queste serate. Tra l'altro, la droppo qui stasera, visto che siete in tanti. A fine aprile apriremo 144 bustine vintage di Yu-Gi-Oh! della nuova collezione del 25 anniversario. E. Creeremo un deck got format tutti insieme Per un torneo che poi mi vedrà partecipare contro di voi Quindi sarà una cosa incredibile tra l'altro 89% del livello 3 ragazzi Mi sento male se non chiudiamo questo livello 3 È proprio una questione personale 94% ora fa veramente male al cazzo Sì, ci sono 6 bustine vintage dentro questa legendary collection Ok, abbiamo fatto il livello 3 ora sono... No, 99% Oddio, oddio 99% 8 secondi Oh no oh Sì, grande KK Grande KK, ok. Cioè ora si può parlare. Dicevo, nella legendary collection ci sono sei bustine dentro. Che sono ristampe. Però proprio delle vecchie espansioni: cioè il drago bianco occhi blu, servitore del faraone. Ci Sono tutte le prime 6 espansioni, predoni metallici. In ognuno, sei bustine. E costa 25 euro uno. Ce ne arriveranno a casa 144. Quindi faremo una roba proprio fuori di cervello. 144 bustine, sì, sì, sì. Uh, faremo un grande pack opening e una grande celebrazione dei vecchi tempi di Yu-Gi che furono. Quindi, insomma, se vi piace tutto quello che facciamo, potete valutare di iscrivervi. Io vi ringrazio per essere qua stasera. Tornando a Minecraft, il ricordo appunto più prezioso che ho è la costruzione della strada per Ego Balego, perché mi ha fatto sentire bimbo, ma in senso proprio creativo. Minecraft mi ricorda... Allora, Minecraft è uno strano connubio tra il modo che ho di videogiocare da adulto e quindi la capacità organizzativa che è frutto di 30 anni di esistenza, ma contemporaneamente c'è anche... l'entusiasmo del bambino che gioca ai giocattoli. Ed è una roba strana perché io provo entrambe le cose insieme. Quindi io vi consiglio, se non avete mai giocato a Minecraft, di farlo, soprattutto se siete adulti, perché si crea questa scintilla bizzarra tra il te adulto che vuole costruire, che vuole pianificare, è una sorta di riesumazione del bambino che prova piacere nella semplicità di cubetti che si uniscono l'uno dopo l'altro creando una strada. Non avevo mai provato nulla del genere. Mai. Mai 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 in vita mia. E ho finito le parole per spiegarvi quanto io sia sorpreso da questa serie che innanzitutto non pensavo fosse una serie, ma se anche avessi potuto immaginare la possibile declinazione di una serie, l'avrei comunque preventivata come serie mematica. Come un meme, no? Sidonia gioca Minecraft e quindi si mette a fare qualcosa che palesemente non è il suo, ma farà ridere perché cazzo Sidonia gioca altri videogiochi, quindi quando gioca Minecraft che ridere. E invece è come se stessi riscoprendo. Un tesoro nascosto. Un diamante nascosto. Che mi pento di aver lasciato lì. Dov'ero mentre giocavate a Minecraft? Perché non l'ho fatto? Perché non l'ho fatto prima? È una sensazione unica giocare a questo videogioco. No, no, è eh, dovero. Ero a. Subire il brutto pregiudizio che avevo maturato sul gioco perché in quel momento pubblicizzato e ruminato da creator che non mi facevano impazzire. E stupido io, stupido io, immaturo io, che mi sono privato di qualcosa di bello. Sulla base del pregiudizio. Ricordate che nella vita non c'è niente di più marcio del pregiudizio perché fotte a voi, in primis. E vi toglie la possibilità di provare. Chi ha pregiudizio perde il coraggio di scoprire. E io oggi sono fortunato perché lo faccio con un pubblico, quindi... Posso raccontarmi la romantica storia del. Alla fine tutto accade per un senso. No? Alla fine tutto accade per un motivo. Perché dovevo giocarlo qui con voi. Però magari il battito d'ali di farfalla avrebbe potuto portare la mia esistenza da tutt'altra parte. Avrebbe potuto rendermi avvocato perché quella è quella la strada che stavo perseguendo. E magari non avrei giocato mai a Minecraft. E, e mi sarei perso questa stupenda esperienza che sono sicuro mi sarebbe piaciuta anche allora. Oggi forse mi piace di più perché ci siete anche voi e perché sono adulto ancora di più, quindi fa ancora più strano vedere il me bimbo e il me grande che si prendono a ceffoni e a carezze mentre gioco. Però ecco... Credo che... Comunque io mi sia privato di qualcosa. E quindi sono felice per voi, nel senso che sono felice che voi abbiate potuto vivere questa esperienza mentre tutti la vivevano. Deve essere stata una gioia assurda poter condividere con il mondo intero l'entusiasmo per un'idea così unica nel suo genere. E infatti mi spiace che ancora oggi esista un forte pregiudizio sul titolo. Perché comunque lo vivevo da esterno, ormai non lo avevo più, ma per una questione di disinteresse. Però ancora oggi avverto che Minecraft venga visto come. Quel gioco che ha rotto i coglioni. E secondo me se lo pensi non l'hai giocato. Perché se lo giochi. Per un'ora non ci posso credere che non ti piaccia. N non ci posso credere. Non posso credere che a qualcuno. Magari ti piace, ma dici: guarda, non ho il tempo, non ho modo di approfondirlo quindi fanculo ma non posso credere umanamente che ci sia qualcuno che non possa anche solo riconoscere il valore del gioco e infatti vi racconto questa piccola storia uh, al solito mi racconto per chi si collega in queste dirette e basta e non... nel resto della settimana parlo un sacco ragazzi parlo davvero tanto racconto un sacco di cose non tutte sono inerenti al videogioco Facendo streaming, soprattutto quando ormai da due anni mi sono aperto al gaming a 360 gradi e non più eh, ho vissuto nel recinto, nel piccolo recinto di Pokémon, mi sono reso conto che bene o male c'è uno stereotipo per ogni videogiocatore di un determinato titolo. Con questo non intendo dire che le persone che amano un videogioco sono tutte fatte con lo stampino e magari vivono la stessa vita, assolutamente. Pokémon insegna a mettere sotto lo stesso tetto medici, avvocati, ingegneri, e in... qualunque tipo di essere umano può giocare studenti, disoccupati, qualsiasi cosa, ok? Qualunque cosa voi facciate nella vita, potete essere fan Pokémon. Non dico questo, però dico che un fan Pokémon tendenzialmente riconoscibile, ok? Parlerà in un certo modo, avrà certe eh, cose che gli piacciono molto e altre che non gli piacciono per niente. Per esempio, accomuno a tanti fan Pokémon la chiusura mentale, tra mille virgolette, videoludica, ma anche il pregio della grande immaginazione che ci accompagna. Io mi ritengo un fan Pokémon. Quindi. C'è uno stereotipo del giocatore di Pokémon, c'è uno stereotipo del giocatore dei Souls, e prendo i due titoli che hanno caratterizzato in particolare questo canale, ma potrei andare avanti all'infinito, potrei dirvi che c'è uno stereotipo dei giocatori MMO, c'è uno stereotipo dei giocatori solo RPG giapponesi, eh, iper di nicchia, eppure per me non c'è uno stereotipo del giocatore di Minecraft. Nel senso che in questi giorni ho ricevuto un sacco di messaggi diversi fra loro nel contenuto da parte di persone entusiaste di vedermi portare questo gioco in live e viverlo. E sono persone diversissime fra loro. Bravo! Alessandro Frigoli che è collegato in chat ha capito dove voglio arrivare. Il fatto è che tutti quelli che vi ho nominato finora hanno giocato a Minecraft. Questo gioco, io non l'ho vissuto, ma è stato praticamente il pane di ognuno di voi a quanto pare. Questo gioco ha messo sotto il suo tetto un fottilione di persone. E io non ero pronto a questo. E si è creata questa stramba capsula del tempo nella quale io sono l'unico che non ci ha giocato. <ride> Ed è speciale. È speciale vedere che questo gioco sia stato vissuto da persone così diverse, con gusti così diversi, eppure... Tutte unite dal dirmi fra... Questa è la cosa più bella che ho vissuto ed è ancora più bello vedertelo vivere in diretta. Io e Mike, sai, io e <ride> Mace, io dici due. Ma davvero... Mi odio per quanto mi sono lasciato fregare dal pregiudizio ai tempi. Vi assicuro che non ho giocato Minecraft, faccio me a colpa, mi tiro uno schiaffo e spero di... Essere d'esempio, per non farvi commettere lo stesso errore, mi pento di non aver dato una chance a questo titolo solo perché... e eh vabbè, lo portano i gameplayer su YouTube, quelli che non mi piacciono, perché a me piacciono i video dove si parla, non quegli scemi che fanno ai ah, cubetti. Non capivo un cazzo. Non capivo niente. Stavo sbagliando. Ero uno scemo. Lo sono ancora per certi versi, però almeno ho superato la forza del pregiudizio. Quindi il messaggio con il quale faccio principiare questa diretta è: c'è qualcosa in questo momento di cui vi state privando per pregiudizio? Dalla cosa più importante della vostra esistenza a quella più futile, ok? C'è una. Serie TV che non state guardando perché tutti la guardano e quindi non mi interessa la roba di massa. C'è un cartone animato che avete sentito nominare ma che proprio per questo vi sta sul cazzo perché in troppi ne parlano. C'è un videogioco al quale non vi siete mai avvicinati perché quello che lo gioca vi sta sul cazzo? Se vi incuriosisce, provatelo. Magari è vero. Magari è vero, magari non vi piacerà, ma magari no. E fate la mia fine con Minecraft. Date una chance a ciò che vi repelle solamente sulla base del sentito dire. Vi assicuro che potrebbe valerne la pena. Perché io sono qua insieme a voi a godere di questo prodotto. Io con Outer Wilds, ma. Lì era veramente qualcosa di qualche anno. Ma qua. Io me lo sono visto passare davanti mille volte sto gioco. Tra l'altro. A questo punto recupererò tutto. Nel senso che recupererò Minecraft, ma poi magari anche Minecraft Dungeon. Adesso sta per uscire Minecraft Legends. Mi fa ridere aver pensato in una conferenza che abbiamo seguito forse un mese fa. Ah, Minecraft Legends, non me ne straciccia un cazzo di niente. E invece ora penso: no, aspetta. Forse mi sbaglio. Forse mi sbaglio. Aspetta, fammelo provare. <ride> Almeno fammelo provare. Comunque. Ragazzi, mi leggo le vostre iscrizioni. Di Volzi mese, dagli 14 mesi insieme, non hai idea di quanto sia grande Minecraft, ti consiglio di provarli. Uh, esistono i server di Pokémon su Minecraft, server di minigiochi e tantissimo altro. Beh, probabilmente lo farò quando avrò finito la Blind Run, ammesso che abbia una fine. Overlord Ori 100 bizzini. Ci troviamo dinanzi ad una poggante serata. Dopo tanto tempo torno a donare qualche bizzina, siccome ho simulato qualche soldo facendo commissioni d'arte sul web. Complimenti per il tuo lavoro, allora, intanto. Domandina per te: se dovessi scegliere un titolo da boss fight alla Elden Ring per il tuo personaggio di Minecraft, quale sarebbe un titolo da boss fight tipo uh, The Grafted? Questo intendi, immagino, per il mio personaggio di Minecraft? Uh, beh, direi The Researcher. The lost researcher uh, Ad ogni modo bacini Bacioni E un po' di coccole superpuzie. Beh grazie Grazie a VIT L'uomo scimmia the, the monkey no more uh, VIT si abbona per il 35 esimo mese grazie mille grazie a Navian che si abbona per il 19 grazie a Charlito che eh, ci mette a tier 1 Mizuno e Washi prima volta insieme Killer Fuek 11 ciao 7 buona fortuna con Minecraft Mark prima volta Mary Cora 28 come sempre presente un abbraccio e un bacione la serie Minecraft potrebbe essere infinita lo sapete un cubetto mondo da plasmare dove il tuo unico limite è la tua immaginazione ma infatti ho delle idee io per il roleplay ma poi vi dirò Luke si è buona per il tredicesimo mese, Danny F, trentaduesimo di Tier 1, Elix, Devourer of Soul, diciassettesimo, buonasera Saido, buonasera a tutti, grazie, a gioco di merda, decimo di Tier 1, rieccoci ad Ego Balego, confermo, senza giocarci abbiamo pregiudizi sul gioco, tuttavia è stupendo una volta averci messo mano, eh sì. Visi, grazie al lupo bianco Luca, Francis Schicks, grazie a Fox Gamer, quarantasettesimo, eccoti guardandoti giocare uno dei giochi che ha fatto la storia dell'industria, beh, la fa ancora, dire il vero, grazie ai numeri che macina. Silver RPG quinto mese, stupendo vederti preso seriamente da un gioco che mi ha cresciuto. Sono sempre più contento di essermi subato ogni giorno che passa. Grazie, grazie mille. Facetti secondo, rinnovato l'abbonamento regalato per sostenere questo bellissimo progetto. Grazie, grazie a Rev, sedicesimo. Grazie a ICTV che si abbona per la prima volta. BB01 invece fa il 48esimo, entrambi tier 1. 48 mesi che in realtà sono molti più di 4 anni. Ho um, ottenuto la resub per questa serata leggendaria su Minecraft, già una delle migliori serie del canale, è vero Astice Diplomatico, che nickname, ottavo mese Guarda, sai, lo trovo incredibile che tu riesca a giocare a Minecraft in blind Ma mi fa immensamente piacere che tu ti stia divertendo con quello che ritengo uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato Guardate quanti lo dicono Scusate, non mi fa ridere pensare che ci siano così tanti spettatori collegati per Minecraft. Kinsos <ride> si abbona per l'ottavo mese, Gary e basta 38 Lori sedicesimo. esimo stolta 31esimo si torna a ego balego. Dennis 8801 si abbona per la prima volta. Vi dico anche questo. Minecraft nello specifico mi ha ricordato che nella vita c'è sempre un sale di imprevedibilità che va a secondato. Non tutto è sotto il tuo controllo, non tutto può essere progettato, tutto pensavo per questo 2023, tranne che Minecraft sarebbe stata una delle mie serie di punta. Questo ci dimostra che per quanto appunto si possa progettare la propria vita, anche professionalmente parlando, ci sono certi treni che vanno seguiti e basta. Grazie a Mr. Creeper 64 che si è abbona per la prima volta, Mattix pure, KK 21 esimo di Tier 1. Sera, Sadio, ti consiglio di usare gli achievement interni al gioco. Molti di noi hanno imparato a giocare così. Boh, grazie a yesod 30 che regala 20 abbonamenti. Ok, per gli achievement, ma ancora non mi sento pronto per gli achievement. Voglio sentire prima la, la chat al riguardo. I am next ventesimo di tier 1. Buonasera raga, pronti per Ego Balego. Grazie, grazie a Citrus che si abbona per il quinto mese, Michele Zanardi, Jairo secondo mese, Sand Marvash. Vederti su Minecraft mi ricorda i periodi spensierati in cui io, la mia morosa e il mio amico avevamo affittato un server. Perché si affittavano i server? Cioè sono a pagamento? Per creare il nostro mondo 8-9 anni fa, eravamo felici e non lo sapevamo. Sì. Ma. Non sono un fan, te lo dico da fratello maggiore o minore, vedi un po' tu, non so quanti anni hai. Perché ti ho visto più volte ma non saprei darti un'età. <ride> Eravamo felici, non lo sapevamo, ma non sono un grande fan del ricordare i tempi che furono con amarezza. Li ricordo per darmi benzina ed essere felici anche oggi. E quindi riaffittati un server e si felice anche oggi. 29 subini. Buona fortuna per il mondo di Agobalego. Grazie, Jesod. Yurix sedicesimo, l'ore 9090 38. Lo so di percorrere i tempi quando il momento verrà dai un'occhiata al comparto mod di Minecraft. Poi. Si prestava così bene che sono nati interi pacchetti di mod anche interconnesse. Mi ricordo un periodo in cui erano molto diffuse. Diventerà un altro gioco, diverso nell'approccio. Beh, oggi me ne sono reso conto con Isaac, la mod della Pill. Fizzomeli è terzo mese. Non smetterò mai di mettere in dubbio la mia eterosessualità quando guardo una tua live. Grazie mille, grazie a te. Kindel Grey 36esimo. Tre anni ancora non ho capito come annullare la sub. Meno male. La scimmia si evolve, ma questo canale rimane sempre il peggiore. Grazie a 13 Cliff, grazie a Kilquoth, grazie a Vilpef. Chissà cosa ci attende nelle profondità di Egobalego. Eh boh. Com'è che? Il re come si chiama, Lucio? Grazie, Nick. Il ventunesimo mese, grazie a Accupov, che regala una sub. Il buron Antonio purtroppo sta per finire il log, raga. Mi dispiace. In teoria sono quasi in fondo, ma ci sarà qualcuno e probabilmente non verrà a letto. Antonio. Grazie a Andrea Pio D'Antonio che regala una sub E invece Antonio si abbona per un anno di tier 1 Un anno insieme a voi, ringrazio per tutto quello che fate Grazie a RJJ01 che si abbona per la prima volta Abbiamo raggiunto il sub goal Io non so che cazzo dibi Pachirinosauro regala una sub John Knox, ventitresimo mese The Lone Owl, nono mese, un anno di sub Che dire, come sempre, grazie della compagnia e del lavoro che fate sul canale Un abbraccio Grazie a Nacca che si abbona per il nono Buonasera Saido, qui anche stasera per seguire Le mirabolanti avventure in quel di Grosset Lucio, ovvero, si chiamava il re era Lucio, poi c'era l'arciere supremo, il cubo esplosivo. Grazie Beppi Bepi della Sub. Il cubo esplosivo. E. c'era? Il cubo esplosivo, Wazo il manzo, giusto? Sì, ma Wazo il manzo è quello che è stato ucciso, mi sa, Julius Lionel era. L'ionel mi sa che era l'arciere. L'arciere cecchino. Poi c'era il mangialava. Ruslan... Niklaus... Dobbiamo ricordarceli... Dobbiamo ricordarceli... Il, il costruttore di ogni cosa era l'ultimo... Fisio, vero? E forse era Fisio il mangialava? Relluscio è morto, ragazzi... È stato portato... Non si trova Relluscio... È stato messo in punizione... Chi lo sa? Che ridere, raga... Che ridere. Mi devo riascoltare la mia stessa intro e teorizzare... Il cubo esplosivo... Tu non hai idea di che hai detto... Vabbè... Eh, Ale... Ho visto che ci sono i nemici che esplodono, l'ho detto per quello. Baglia Bea, chi è? E tutti questi nomi quando sono usciti nell'intro. <ride> se volete la riascola, la metto in background. Però... <ride> lo faremo poi, lo faremo poi. Per chi se l'è persa, grazie a Giga Notorius che si abbona per l'ottavo mese di Tier 1... Um, nella... Nell'intro... Per chi poi se la volesse recuperare, ho sparato delle cazzate. Eh, rifacendo la um, intro di Elden Ring. Baliabea come chi è? Mi disiscrivo. Chi è? Come chi è, è Baliabea, ragazzi? Ora allora, Google, Non capirò mai come fa uno youtuber a non sapere cos'è un creeper. Un creeper sono quelli che. Ah, beh, quella è quella della mia visione. So io, è la balia di principessa Odessa, ma è. Personaggio secondario. È, è un nome da melevisione, effettivamente. Eh. Ego Balego cos'era? È la miniera, ragazzi. Personaggio secondario. Come secondario? Vabbè, no, non me lo ricordo. Grazie Droverpunk. Aspettate un attimo, eh. A questo punto facciamo un ripasso veloce. Tanto saranno stati due minuti, facciamo un breve ripasso. Devo andare su Saidonia, devo rivedere il mio stesso VOD che ridere. Ok, ok, eccoci, eccoci sentiamo un po'. Non ho ripasso del fantabosco, Verse, ragazzi, ripasso delle stronzate che ho detto. Eccoci. I cubi spezzati raccontano una storia. Per chi non c'era, queste sono le stronzate che mi sono inventato e le dovremo riprendere. Regno, Anche perché insomma, eravate tipo 500, spagnato. ora siete 3000. Casa nostra, oltre le miniere. Sono stronzate fondamentali, sono d'accordo. Al momento... Se qualche disegnatore vuole fare i disegni tipo la intro, io. vi giuro che la metto come e intro tutte le volte, ok? Delle spade diamantine. Guazzo il manzo è stato il primo a morire ok Wazo il manzo è morto il re è lusso Resto. i figli del re si sono fatti la guerra ognuno di loro no non animata ma fatta come Elden Ring powerpoint ciò che rimaneva Diego Balego ok poveri certo questa poi sarà tutta l'or della vera voglia di primeggiare di tutti coloro che rimasero la cosa bella è che Ego Balego ce la dovremo inventare di. Vini per avvelenare. Ma sapremo no. le lande di Gross. Quando sarà Ego Balego? Una guerra dalla quale nessuno emerse vincitore. Ok, quindi i figli del, del, del re Una Lusso guerra. si sono fatti la guerra. E sono gli zombie, probabilmente. E vediamo purtroppo. Di sotto. In ultima istanza. Persino la nostra ignota divinità una divinità Ci ha abbandonato definitivamente. Ok. E allora adesso... Risorgete non morti. E chi è questo figlio? Voi. Che, che siete sotto... Risuscita i non morti. Eppure vivete Sto teorizzando su me stesso. La chiamata delle miniere. Parla a tutti voi. Ok. Risorgi Lionel il Cecchino L'arciere Cecchino Julius, Julius Il lupo maledetto Cazzo c'è anche un lupo Pensavo a Sif Nicolaos Il cubetto esplosivo Nicolaos Efisio! Il mangialava <ride> E in ultimo Ruslan Il costruttore di ogni cosa Merda questo me lo immagino Che costruisci una fortezza in realtà è tipo la mia antitesi. E in ultimo. Merda. Un ricercatore. Senza nome. Che voleva Merda, Ruslan è veramente il boss finale. È fortissimo. Cioè praticamente Ruslan me lo immagino come un tizio che è nell'altra sponda del mondo di gioco. Grazie a Gravier del Raid. E sta facendo quello che sto facendo io. Cioè lo incontreremo a metà strada. Lui si sta facendo le sue miniere, le sue robe. E poi ci ritroveremo... In in fondo, no? C'è un altro Iro, ok? Il generale Ruslan. <ride> no, è tipo. Cioè, È un altro main character, capito? Ruslan è un altro giocatore. È. È, è, è fortissimo, ragazzi. Ruslan The whole Builder. Oh! <ride> Però Ephesio il mangialava è quello che più... Ephesio il mangialava è tipo una bestia. Cioè in realtà non è un essere umano. Ephesio il mangialava è tipo... è un golem che mangia la lava. Cioè non può essere un essere umano. Hero Brine. Ah aspetta, quello dei creepypasta è Hero vero? Sì, sì, sì. Golem di lava di Yu-Gi-Oh, ho pensato. Un fa, beh, bello, bello, Fluffy, bello, bravo. Ho perso Fluffy Falsei, un fabbro. È perché il mangialava, nel senso che lavora in mezzo alla lava e fa le spade diamantine. Ed è talmente tanto abituato al calore che è il mangialava. Sì, sì, bello. E Fisio, il mangialava, è un fabbro. Ok, non blind, sì. Sono sicuro che esista, ragazzi. Fisio il Mangialava. Guardate, davvero. Probabilmente. No. Comunque, direi che ci siamo. Non vedo l'ora. Settimana prossima, di avere quest'intro animata. Signori, io vi ringrazio. Vi direi che a questo punto possiamo aggiornare il sub goal alle 1004, incredibilmente. Vi ringrazio davvero per essere qui con me, per condividere questa mia esperienza su Minecraft. Sono 40 minuti di intro e sufficiente. Ci vediamo tra qualche ora. Ok? È sempre dolcemente eccitante pigiare sul tasto gioco perché so che creerò qualcosa che ora non esiste ma tra due ore esisterà è troppo bello questo gioco ragazzi no non ho ancora il volume a zero ragazzi vi nascondo ciao allora Nell'antica landa di Grosseth, il nostro ricercatore, era riuscito a trovare ciò che si riteneva fosse non solo inesistente, ma un misero palliativo. La porta per Ego Balego e i suoi tesori. Il nostro eroe aveva però compreso. Di dover sperimentare ancora un po' con i suoi materiali per riuscire a dominare quel posto che nascondeva delle miniere misteriose. E quindi è arrivato il momento di ciancicare. Con la lana, ne ho solo tre. Mi pareva di averne di più. Eccola, lana bianca, 5 C'era anche un'altra lana che avevo droppato Se non effetto dell'errabondo La lana grigio chiaro che credo sia fungibile L'avrete imparato questo termine ormai Allora, vediamo un po' Cosa puoi fare con la lana? Cosa può fare un essere umano con la lana? Maglione? Potrebbe essere... Potrei fare gli stivali forse Così? No Un cappello di lana Un cappello di lana è tipico allora, qui... Uh... Cosa posso fare con la lana nel mondo vero? A parte i vestiti, perché non... nessuna figura dei vestiti sta funzionando. Ahimè non ricordo più come avevo fatto, aspettate un secondo. Mi serve anche il ferro per un motivo ben specifico. Non so perché ho occupato così tanto posto. Ovvero per ricordarmi i, um, le figure che avevo realizzato. Ah, cazzo, solo tre ferri? Non c'ho niente qua dentro. Fanculo, non mi ricordo com'era la maglietta. Cioè, l'armatura che mi sono messo. Vabbè. Sti cazzi. Non me la ricordo più, purtroppo. È l'unica figura che non ricordo. Allora. La lana comunque in teoria col ferro non ci va, mentre col legno potrebbe avere delle interazioni? No. No, ma proviamo lo stesso. E a sto punto prendiamo anche il ferro. Lana e pietra. Allora, lana e pietra è l'unica cosa che escluderei, ragazzi. Lana e pietra è l'unica cosa che escluderei perché davvero vabbè, vaffanculo, perché devo rischiare. Anche la pietra ma ce l'ho già. Allora Cominciamo la disposizione della nostra lana, mettiamo tutto in ordine, dobbiamo fare esperimenti, quindi la lana va bene, sta qua, poi legno, poi ferro, l'uovo lascia all'uovo, giusto? Poi c'è da provare ad addomesticare gli animali. Uh, ma una cosa alla volta. Allora, lana, legno, lana, ferro, lana, uh, pietra. Li ho messi in ordine di possibilità perché lana, ferro. Boh. Lana pietra, proprio, no! Lana legno? Che cosa voglio fare? Farò robe a caso adesso perché non mi viene in mente qualcosa. Tappeto. Tappeto? Tappeto? E così? No, eh? Tappeto. Quindi si possono fare le cose per casa con la lana che sia solamente roba tipo estetica la lana? Tappeto bianco. Fa tre in verità. Un letto che è un'altra cosa estetica. Ok. Quindi tappeto, letto, il letto è così. Il tappeto è senza legno così. Ok, andiamo avanti. Per ora nessuno dei due mi ispira particolarmente importanza. Perché questo è un letto? Perché sono... Ah, perché sono le doghe. E eh certo, perché sono le doghe. Ok, ha senso, ha senso. In realtà ha senso. In realtà ha senso. Uh... Il problema è che... Aspettate, dobbiamo fare una prova. Dobbiamo fare una prova. Sono fungibili? No. No. E questo è brutto. E questo è brutto. E questo è brutto. E questo è brutto in culo. Perché vuol dire che io in realtà non posso provare nient'altro che la roba con la lana bianca. Non c'è fungibilità. Non ho altra lana, vero? Tutto ammazza una pecora o forse sarebbe più corretto dire allevare una pecora. Cerchiamo ancora. Soluzioni. Ok, questo niente. Questo. Abbiamo detto che è il letto un'altra volta. No, sto facendo cose a caso. Uh, purtroppo posso provare solo con 5, quindi. Boh, così. No, non è niente. Tappeto, letto, cosa manca? Tappeto, letto, cos'altro puoi fare in tessuto. Che cazzo ho in casa mia? Il divano? Un divano? Magari al contrario il divano è con la parte dura sopra, no. Posso, forse, forse un divano è meglio del letto più bellino. Eh, vabbè, qua niente. Magari siccome, siccome il divano deve essere bello bello corposo ha bisogno di un'altra. Di, di un'altra carica di, di lana, l'ultima. In realtà, adesso posso fare entrambe le cose. Ma allora, facciamo così: facciamo sia il letto. Ho sbagliato qualcosa? Non era così il letto? Eh, no, è al contrario. Um, facciamo sia il letto che il tappeto. Abbiamo esattamente il materiale che serve. Facciamo sia il letto che il tappeto. Okay. Ah, puoi fargli anche i colorini. Guarda. Sia il letto che il tappeto e a questo punto signori creiamo la nostra prima Ah, aspetta, 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 aspetta! No, no, voglio colorarlo! No, no, voglio Come si fa? No, perché devo farci No, aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo, colorante blu. Sì, 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 il letto blu, il letto blu. Sì, sì, no. Perché? Perché ho sbagliato di nuovo. Ok. No. Questo non è corretto. Forse serve più colorante, il colorantest. Il tappeto nel mezzo. Perché il tappeto non blua? Forse deve essere circondato di colorante. Qualcuno era ai dato, purtroppo non posso vedere chi perché ho tutto quanto nascosto, ma grazie, vedo solo Pippo Pippo Pippo. No. Che sola. Vabbè. Signori. Signori, ogni ricercatore merita un po' di riposo. Facciamo la stanza da letto. Mi <ride> è da piangere ragazzi Non era niente Questo posto. Mi sto facendo La cameretta Non era niente Era un buco di merda Mi sto facendo la cameretta Ragazzi è dolcissimo Mi sto facendo la cameretta da letto È totalmente inutile ai fini del gameplay Ma è dolcissimo Allora uh, Cazzo ho lasciato le porte a fanculo Mm. Bene. Tutto, tutta, tutta. Tutta, tutta, tutta. Bene. Ehi. Ok. Cioè che tu entri adesso... E... Beh, non l'ho chiusa. Sono un cretino. Non l'ho chiusa. Non ha chiuso la Chiudi sta porta. non ho chiuso la camera da letto, ragazzi, ho sbagliato tutto. No, l'ho messa troppo in dentro. Eh, dopo la distruggiamo. Eccoci. Sta tu tutti. Sta tutti tutti stato tutti. tutti. E qua tocca chiudere. Che cos'è sta simmetria brutta in culo? Ce la fo? Evviva. No. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ok. Mm, prendiamo il piccone di cazzo. Vabbè si è rotto. Non importa. Spoppy tank. Eh sì rompiamo. Non col piccone di ferro magari. Vado a riprendere un altro piccons dovrei averlo non ce l'ho non ho un altro peacons non ho un altro piccons ok back to basis uh, allora um, piccons perfetto mi ricordo ancora come si fa no no la scimmia è recidiva la scimmia è recidiva la scimmia è recidiva, l'ho già detto l'altra volta, è evidente che non sia questo lo strumento per rompere le cose, non funziona così. Quando usi l'oggetto giusto per rompere le cose, si rompono in un attimo. La scimmia è recidiva, ma la scimmia deve infine evolvere, le sinapsi devono fare... Non può essere la spada, deve essere l'ascia. Quindi... Allora, bastone così, sì, corretto. Quindi... Spipo pipo 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 Popi L'abbiamo già detto l'altra volta. L'abbiamo, l'ho già detto l'altra volta. Credo sia questo. Sinceramente, sicuramente non è nel piccone. Sicuramente ha fatto prima il piccone. Quindi comunque ci abbiamo guadagnato qualcosa. Ma scusate, non si può. Ah, ah, non si può fare. Comunque, in realtà, no, non può essere meno profonda di così. Quindi ho fatto una cazzata. Eh, vabbè, non importa. Vabbè, vabbè. Allora, adesso. lo mettiamo qua appena entri il tappetino eh, giorno e il lettino il lettuccio lo mettiamo di costa, ok e oddio forse no con l'ascia lo rompo ok sì, di costa un pochino più no. Come si... allora dove lo metto il letto? dove lo metto? Ah, intanto fatemi fare sta cosa. No, però qui serve il pickcons. Questa pi quest è, quest è roba da pickcons. Questa è tutta roba in più che non serve a niente. Ovviamente ah, se no... Qui c'è la presa della corrente, quindi va bene. Questo angolino ci piace. Fa un po' Fa un po' design, però. Tutto il resto direi che in serenità. Nooo, mi fa male al cazzo sta cosa. Mi fa male al cazzo, mi fa male... Do Dov'è? Dov'è il cazzilbo? Ah ma è pietrisco? Eh, ma allora perché quando poi lo mette diverso? Non ho capito ragazzi, sono stupido. La scimmia non capisce, quindi non sempre ottengo il materiale di riferimento che rompo. Cioè io qui se rompo questa roba ottengo pietra. E, e, e se lo faccio col piccone di ferro? Ottengo comunque pietra. Ok. I guess that's fine. Quindi in questo caso io non ho la skill forse per ottenere davvero questo materiale, quindi diventa pietra, o non esiste questo materiale, cioè questo materiale è grezzissimo, io ottengo la pietra da lui e non è a disposizione del giocatore. Non saprei interpretare al momento questa cosa, però è certo che c'è una conversione. C'è una conversa, guardate. È cambiato proprio. È, è, è cambiato perché adesso che io lo rimetto a posto è pietra. Non è. È pietrisco. Perché il punto è che probabilmente io lo rompo. Cioè è quello che ne rimane ciò che io lutto. È come quando. Vediamo che gioco posso prendere ad esempio. È come quando tu in Warcraft. In World of Warcraft, grazie del raid chiunque tu sia, grazie mille. È come se quando tu in Warcraft uccidi il mostro e non prendi la sua pelle, ma prendi la sua pelle lacerata perché lo hai ucciso e quindi lo hai danneggiato. Ma. Se tu hai skinning, puoi prendere la sua pelle non lacerata. Non... Ma magari anzi non sei skinning. Se lo uccidi senza colpirlo, se lo colpisci con la magia, se lo col... ok. Quindi c'è un modo diverso dal piccone per prendere davvero questo materiale. Un incantesimo? Cosa cosa Non deve essere qualcosa di contundente, perché altrimenti non va bene, ma non esiste la magia in questo gioco. Perché alla fine noi mettiamo in piedi case, picconi, spade, per carità. Oddio, ci sono gli zombie, magari c'è un fondo di magia, però comunque non sembra essere a disposizione del giocatore. Il punto è che io dovrei essere capace di estrarre... Come... Avete presente Silar nella puntata di Heroes in cui apre i cervelli alla gente per la prima volta e usa quella specie di potere che con il dito gli permette di aprire un, una perfetta ferita sulla testa di un essere umano? Ecco, se una cosa del genere, tipo... Il dito tagliente che tira fuori la pietra così com'è, senza romperla, senza, senza colpirla più volte con un piccone. Guardate, che magari sto vaneggiando e sto dicendo stronzate, ma se non fosse così, non è merito mio, non sarebbe merito mio, ma del gioco, perché tutto nasce dal fatto che si chiama Pietrisco. E quindi il gioco. che è di un colore diverso. Quindi il gioco vuole farti capire che non è proprio la pietra grezza, ma è. Il pietrisco per l'appunto. È quello che rimane della pietra. Mm. Per ora non ci faccio un cazzo di niente con questa nozione. Sì, avete ragione. Still. Abbiamo il letto, benissimo. E quindi abbiamo fatto la nostra, uh, il nostro momento di crafting. Godric the Crafted. Um, ora che abbiamo fatto il letto, possiamo uscire in teoria. E... Anche perché per ora non abbiamo risolto un cazzo. Provare ad domesticare gli animali per avere altra lana. Che ne dite? Secondo me... Altra lana potrebbe essere interessante, ma dovremmo preparare un orticello. Si possono fare le recensioni. Ho troppa poca legna, vero ragazzi? Sono veramente low on legna. Facciamo un attimo l'inventario pazzo. Lana la rimettiamo a posto, grazie Sorano Tenshi, grazie mille il torcega va bene. Non ci serve. L'uovo non so di che farme, ne lo rimetto qui. Andrà covato. Serve un nido. Non so come si faccia un nido sinceramente. E coccozzone ponso. Coco sonne ponzons. qualcuno. Ma non ho altre corde, non ho neanche le corde perché le ho usate per fare l'arco. E non ho le frecce ora che ci penso. Non ho le frecce, non ho le frecce, non ho le frecce. Come si fanno le frecce? Col bastone più la punta, che è di petra. No, con le piume forse si fanno le frecce? O of the Wild, non si fanno le frecce? Con la piuma e la petra. Col ferro, no, troppo prezioso. Aspe aspetta, così. Ragazzi, ci avrei giurato. E se fossero le piume? Dio! Dio mi sento sempre troppo intelligente, invece sono stupido. So le piume, non so le. Non so i legnetti, non so come fare le frecce. <ride> Cazzo, ho fatto? <ride> Perché il mio cervello mi ha suggerito questa cosa? Cos'è un cosino che fai solletico alla gente? Ehm... <ride> um... <ride> Non so come fa la freccia ragazzi. Non so come fa le frecce, dio Madonna Lux. Però la piuma ci potrebbe stare, eh, come, come. Aspetta, se la fai così. Così ci sta meglio, no? Perché c'è anche la parte finale, la freccina, no? Eh, ma legno no. aspetta però questo è il tronco. No. Allora secondo me questo con la piuma ci sta perché fa la parte finale no, della, della freccia. Eh, però poi forse non è il legno o qualche altro materiale. Potremmo, dio. Pietrisco d'andesite dei cazzi, pietrisco, granito, ghiaia, pietrisco, pietrisco, ghiaia, penso che la freccia di ghiaia è abbastanza cacare la minchia, tufo non credo, pietrisco, ghiaia, polvere da sparo, penso, lana, lana, terra, no, 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 e allora ragazzi non so al momento come farla, però posiamo un po' di roba, niente frecce, eh se andrà senza frecce ragazzi si va con la spada, va con la spada, dente di leone, va bene, vabbè, il tappeto non mi serve, armati di spada, di tanto cazzo in culo, grazie a Rob Ventus, andiamo a cercare del pisello, dobbiamo cacciare signori, ma in realtà dobbiamo cacciare zombie, non animali, per gli animali mi serve la corda. Perché è questo quello che fa un uomo. Vedete, quando l'uomo è passato da nomade a sedentario, lo ha fatto perché ha compreso che questo mondo non andava depredato, ma semplicemente bisognava moltiplicare ciò che aveva da offrire. Forse per certi versi l'uomo moderno che è tornato a vandalizzare la terra, sta subendo un silente processo di involuzione, ma noi qui su Minecraft vogliamo ricordare gli apici dell'umanità e quindi dobbiamo smetterla come scimmie di succhiare da questo mondo. Noi dobbiamo dare lui qualcosa affinché ci dia qualcosa indietro. Ma qua non c'è un cazzo, quindi dobbiamo andare dall'altra parte. Che bella la musica. Ho visto un pesce. Si può fare una canna da pesca? Probabilmente. Sì. Ma non posso coltivare i pesci. Oddio. Stavo cadendo. Uh, raga. Siamo short. Un legno. Perché no? Abbattiamo un po' di alberi. So che ho appena detto di dover i semi. I semi. Non ho droppato dei semi. Posso piantare degli alberi? I semi? Non ho droppato dei semi l'altra volta. Devo controllare nell'inventario. Dov'è il bosco. Questa musica era un po' spaventosa. Sta per succedere qualcosa. Strana. No, Ok, mi ha messo inquietudine. Devo cercare di prendere dei punti di riferimento. Allora, quella è casa mia. Uh, facciamo così. No, perché non ho portato i bastoni? Perché sono un cesso. Però aspetta, i bastoni li posso fare anche così. Eccoli. Ho fatto la moltiplicazione del pane dei pesci concretino. Ok. Vai. Facciamo un po' di percorsame. Un po' di percorsame. Allora, dicevamo, casa è lì. Perfetto, qui c'è una torcia. Direi di... Seguire un criterio qua ne mettiamo un'altra e andiamo avanti. Facciamo un percorso di torce, Quindi mettiamo un'altra ancora. Si devono vedere. Dobbiamo metterne una dove si vede l'altra. Questa non si vede più da qui. Oddio, ma mica mi va a fuoco la foresta, no, aspetto paura. No, però l'ho messa in terra già altre volte. Ho visto che si vedono un sacco di torce in lontananza, quindi possiamo metterne una qua. Ecco, si vede da qui l'altra è okay. tipo pollicino ma ho le torce ma non ci sono più zombie ragazzi ok c'è un maiale eh, ma io che gli faccio al maiale non lo voglio uccidere stavolta C'è un pesce. E questo purtroppo dobbiamo ammazzarlo, questo pesce. Oddio, ma quella? È arrabbiata? Ha l'inchiostro però. Se la uccido potrebbe droppare dell'inchiostro buono per scrivere i libri, le cronache del mio viaggio. Dammi tutto il tuo inchiostro. Sì, sacca di inchiostro. E cosa ci facciamo? Un libro? Ok. Ok, bello. Ok. Ti posso fare le coccole? No. Come posso convincerti? Ehi. Hey, vieni con me. Aspetta. Uh... Mangia questo arboscello. È buono, dai. Non penso sia commestibile, ma prova a mangiarlo. Prova a mangiare questo arboscello di merda. No, il maiale vuole che mi segua forse, vuole farmi vedere qualcosa di speciale questo maiale. No, forse no. Non penso volesse mangiare <ride> un ramo di merda. Eh. Uh... Intanto abbattiamo l'albero per le recinzioni, che penso si facciano proprio con il legno. Eh, però finché non troviamo uno zombie non troviamo una corda, finché non troviamo una corda non possiamo portarci dietro il maiale. O forse il maiale boh, possiamo dargli da mangiare, ma mh, cosa... Oddio, queste sono bacche? BACCHE! Sono bacche! La vegetazione è commestibile! E non solo come strumento di creazione di utensili! L'evoluzione è un passo più vicina. Bacche. Bacche potremmo cibarcene anche noi, ma soprattutto potremmo cibare gli animali di bacche. Si nutrono di bacche i maiali, chi lo sa? Un'ape potrebbe condurci al suo alveare. Un episodio in superficie, questo, ragazzi. Sta impollinando. Ha impollinato forse questo fiore? Eh, guarda com'è impollinato, tutta piena di sbugba. Ecco l'alveare. E eh, però se lo tocco mi colpiranno. Però forse posso prendere del miele. Sta colando. Forse se aspetto abbastanza queste gocce diventeranno miele luttabile. Aspettiamo. Siamo pazienti. Ho sentito plop, ma forse era solo il suono del... poi solo buggato ma non succede e se faccio così oh. mm. non mi è piaciuto questo rumore oddio 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 vicino alla penò no. okay. come non detto come non de oddio si sta facendo notte ma in realtà ci, ci va bene però prima proviamo a dare le bacche al maiale Magari diventa nostro amico. Si sta facendo notte, ma a noi va bene. Oh, mangia. L'ho piantata? Mi sa che l'ho piantata. Vediamo che succede se la riprendo adesso. Infatti non me la ridà. Le sto piantando così. E posso anche mangiarle. Mi sa che l'ho piantata. Qui c'è un ovetto. Bene. Un altro ovetto. Allora, cominciamo a tornare verso casa. Vediamo se le torce servono a qualcosa. Pieno di ovetti. Posso fare un nido? Sento dei passi. ragno. Di notte è il momento perfetto per cacciare... Ahia! Dobbiamo... Eccoli! Datemi le vostre preziose corde. Una patata! Possiamo fare un orto? Presto potremo fare un orto. Però devo ritrovare la strada di casa... E sta indietro. Preziose frecce sta indietro sta indietro Porca troia che botte che mantirai un sottotiro Mangia 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 Merda Turpa storia Oh ragazzi ma che cazzo non posso perdere contro sti zombie di merda. E che sono due. Il problema è quello. La fuga è un'opzione. Ce n'è un altro ancora ragazzi. Ok. Uno. Due. Cos'è? Ho sentito qualcosa di strano. Uno, due, bene Ho sentito qualcosa di veramente brutto Ho sentito tipo Mangia Perché non recupero? C'è qualcosa di orri... C'è qualcosa di orribile ragazzi C'è qualcosa di orribile No c'è un altro arciere cazzo Cosa che non ho mai visto Fa un rumore assurdo Ho paura Cos'è? Lo sento dietro di me Ok è lì la strada di casa È lì Devo tornare a casa Non so perché non mi sto curando Forse devo mangiare la carne Forse la carne Forse solo se mangio a casa Forse solo se mangio a casa mi cura. Non sprechiamo allora questa carne. Ok, le torce, le torce, le torce, le torce, le torce. Potremmo vedere anche se alla Pokémon, dormendo, ripristiniamo vita. Magari se hai poca vita puoi usare il letto. Mi piace sognare. Le torce, segui le torce, Sidonia, segui le torce. L'uomo segue le torce e seguendo le torce riesce a tornare a casa. L'arte della cartografia viene rievocata da questi passi scimmieschi di un uomo spaventato, ma comunque relativamente saggio. No, non c'è nessun prompt. Aspetta, forse senza spada? Allora, intanto mangiamo. Lo devi fare a casa. Se non lo fai a casa non ti curi. Qui c'è un prompt di qualche... Sogni d'oro. Il punto di Rina. Il letto serve a creare nuovi spawn point. Adesso... Sp adesso spawn a casa quando muoio. Puoi dormire solo di notte. Ok? O durante un temporale. E l'effetto curativo... Non cura. Mentre l'effetto curativo... No? Come funziona? Forse devo overmangiare. Sì. Sì, allora... Credo che il concetto sia ti curi se overmangi cioè se overcappi la barra della fame se non praticamente se la overcappi probabilmente il quantitativo di overcap si trasforma in cure non c'entra niente la casa siccome le bacche danno poco non ci ha curato fuori perché eravamo troppo affamati probabilmente questo è il fatto ok Ok. Il punto è che mi cago addosso perché c'era sicuramente, ragazzi, un nemico fuori che io non ho mai visto prima. E probabilmente è spawnato ormai, quindi posso farci poco. Ma secondo me per poco non ci ha ammazzato. Perché sentivo questo respiro che faceva... E c'era l'audio 3D, lo sentivo proprio dietro la, dietro la schiena, credo fosse uno zombie tipo, tipo crawler. Cos'era? Ho sentito... C'è qualcuno? Non sembrerebbe, forse era solo un suono ambientale. Eppure questo gioco è così puntuale con i suoni. Credo che mi abbia segnalato qualcosa. Ma non so che cosa, qui non c'è niente. Ed è giorno, quindi in teoria i pericoli dovrebbero essere passati. Vabbè, time out. Torneremo presto a caccia. Ma le recensioni, come si fanno? Aspetta, posso fare il super cazzo così, eh? Grazie Andrea della SAB, grazie a tutti. Legno di abete. Vabbè, ma il super cazzo l'ho sempre fatto, certo. E eh no, in realtà, io ho sempre fatto gli assi, ma adesso sto facendo il legno, è una cosa nuova. Io facevo così, ma in realtà io posso fare così. E fare il legno. E a che serve? Non ho capito. Ah, ma è semplicemente che il tronco diventa legno, ma sempre gli assi devo fare. In realtà non è una cosa superiore agli assi. È una cosa equivalente. Non credo di aver ben capito questa cosa. È la stessa cosa. Però tipo ho diminuito la quantità di cose che avevo. Non ho capito che cazzo ho fatto. Ok, abbiamo abbastanza legno ora una recinzione. La farei così. Questa è una barca, giusto? Una... Questo è il baule, vero, corretto. Una recinzione. Com come farei una recinzione? Così, così, questo, questo è un vero recinto effettivamente. Ma, vediamo se con l'altro si fa. No. Questo non è un recinto, signori. così? Non è anche... se lo facciamo al contrario così no, non mi piace lo stesso ah figlio della merda faccio mix up aspetta test di fungibilità La barca è così, vero? Sì. Non c'è fungibilità neanche con questi, nulla è fungibile, tutto è una merda. Però qui faccio comunque la barca, così. Però è diabete. Vabbè, allora, lavoriamo con l'abete perché ne abbiamo tanto. Cazzo, ho fatto una scodella. Ciotola per gli animali è importante. La ciotola serve per gli animali. Ciotola è importante, questa cosa. Ciotola. La ciotola serve per gli animali, no? Cioè, la, la metti quando abbiamo fatto il nostro recinto di maiali, gli mettiamo le ciotoline. Andiamo a provare un po' di figure. Questa qui, come così, come non ti piace, anche giustamente, questa è la stessa cosa che ho sempre fatto, così, non ti piace, eh? Questa è la lastra di abete, che secondo me non serve a un cazzo di niente. Oddio. Potrebbe invece essere utile sperimentare anche con la lastra, eh? Che se no, com'è che l'ho fatta? Già me la sono scordata? Cazzo, ho fatto sta lastra? Eccola. La lastra di abete potrebbe essere utile da provare. Ne ho sei. Cosa fanno queste lastre? Uh, facciamone ancora un po' di queste lastre maledette. Ne facciamo un'altra, com'è che l'ho fatta? Così. Ok, 12 così abbiamo tutto. No recinto. Mm, sì, no. Uh, come cazzo l'avevo fatto di là il recinto? Così. Vabbè. Compostiera. Compostiera. E che ci fa con la compostiera? Che ci fa? No, serio, che ci fa con la compostiera? Cazzo ci metto dentro? Questa la metto da parte, non ho idea di che cazzo farci. Cioè, ci metto il compost, ok. E quindi? Ci, ci devo cagare dentro? Ci faccio cagare dentro gli animali? Ormai sono fissato con questa cosa degli animali. È evidente che sarà... Il leitmotiv dell'episodio Questi cazzo di animali Questo cazzo di orto Voglio fare Va bene Non abbiamo capito Come fare un cazzo di recinto Questa è la porta Queste baule E io continuo a pensare Che in qualche modo Possa Cambiare l'esito Ma è evidente che forse, forse vuole la congiunzione in, in pietra, tipo se no, 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 non vuole la congiunzione in pietra. Vabbè, andiamo a caccia di nuovo. No, non ho idea, ragazzi, non ho idea, mi dispiace. Liberiamoci un po' il borsame, la terra. Uh, va con la terra, magari, perché dovrei averla già. Poi il legno. Va... Ah, questi sono due legnetti diversi. Questi sono i semi, eccoli qua i semi. Eh però io devo cominciare a recintarlo il mio campetto, eh. Cioè, o ci metto poi i cubi. E, e basta. Cioè ci metto i cubi, metto dei cubi intorno, ma secondo me si può fare il recinto, che cazzo? È la base di tutto. Vabbè, per ora lasciamo tutto quanto qua, non ci serve morire con questa roba addosso. È l'ultima cosa che vogliamo. L'inchiostro sta qua, la ciotola, le patate. E oh, ragà, questa sembra proprio la puntata di Farmville però. Di nuovo notte, Ho passato la giornata. a cercare di fare cose. Va bene, seguiamo le torce. Grazie, Max Gazebo. <ride> Bel nick. Seguiamo le torce. Devo rifare lo scudo poi. mi sono già scordato come si fa. Uh, le prossime torce sono qua, credo. Ma mettiamola una torcia qua. Sentito... Per... Dov'è? Ecco il merda. Oh, che palle. Ok, si sono aggrediti. Oddio. 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 Ragazzi. di albero di merda andiamo a riprendere tutto oddio oddio mi hanno rotto le palle ste foglie che mi bloccano eh Vabbè, abbiamo la guida del torciame Abbiamo la guida del torciame, signore. Non c'è problema, riprenderemo tutte le armi e ricominceremo a combattere. Ma attenzione perché lo scudo viene consumato tantissimo dalle botte degli zombie. Ah, merda, tutto, 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 tutto. Penso di aver ripreso tutta la mia roba. Mi devo rimettere addosso. La cazza. Penso di avere praticamente tutto. Cazzo di alberi che riducono la mobility a mille mila. Penso di aver. Oddio, si, sì, c'è cioè, ah, carne marcia. Penso di aver ripreso la maggior parte delle cose che mi interessano. Forse. Ah, manca lo scudo. Forse? O si è rotto mentre morivo? Non mi ricordo, ragazzi, se. Ah, aspetta, no, c'è altra roba. Non mi ricordo se ma... Posso fare il riso? Non mi ricordo se lo scudo si è rotto mentre l'ottavo oppure no. Beh, intanto prendiamo quella roba. Ma non si... Ma no! Ma sono canne da zucchero! Ed è, 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 è droppato uno scudo dalla canna da zucchero. Sì, sono un cane da zucchero. <ride> non hai riso. No, con questa non posso combattere. Ma io volevo banalmente cacciare zombie. Oh. Oh. Perché non c'è più nessuno adesso? Eh? E eh che ci fa col pipiscazzolo? Io ho bisogno delle corde, devo addomesticare la gente! Domesticare la gente, o c'è una freccia, è la mia. Madonna, era magnetico questo. o c'è qualcuno. una corda signori abbiamo una corda abbiamo ciò che serve abbiamo ciò che serve abbiamo ciò che serve due corde due corde e un occhio occhio di ragno e che ci faccio con un occhio di ragno è tipo una pozione ci faccio con Però gli animali, mi sa che non li trovo a quest'ora. Dormono. Sono letargicamente in letargo. Ho sentito qualcosa. Ehi hey, ehi, arachnide. Calmo, arachnide. Calmo, arachnide. Lì ci sono altre bacche. Sta per sorgere il sole. Perfetto. Perfetto. Abbiamo passato una notte all'aperto. E io ho fame. 4, 5. 5 cazzetti di fame rimasti. Quindi dobbiamo a un certo punto ritrovare la strada per casa. E forse dobbiamo cibarci. Ho bisogno di pesci. Pesce fresco. Sì, di pesce fresco. Ho bisogno di pesce. No, sto picchiando il salmone con un salmone. Eh sì. Purtroppo, purtroppo, purtroppo. Purtroppo. Purtroppo, prometto che sarà una delle ultime volte in cui ucciderò. Se mangio il salmone crudo probabilmente muoio. E dove cazzo sono le torce? Dove sono le mie torce. Eccole. Non posso più correre quando Non voglio attivare i tasti permanenti. Fatti cazzi dove. Il computer si è incazzato ragazzi. Perché ho premuto troppe volte shift. Non posso più correre. Allora. Bene. Ok. Ci facciamo. Un bel... pesciolino alla brass uh, tronco di quercia tronco di cazzo 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 ok servirà presto un altro baule amici servirà presto un altro baule con lo zucchero cosa posso farci Oh, sì, con la canna da zucchero ci faccio lo zucchero. E con lo zucchero? Lo posso fare in modo di creare in bulk? Sì, così. Perfetto. Ok, e con lo zucchero ci faccio il caffè zuccherato. Mm. Cos'altro ci faccio con lo zucchero? Cos'altro ci posso fare con lo zucchero? Molto zucchero, posso fare. Lo zuccherega. A cosa serve tutto questo zucchero? Posso mangiarlo? Ma non mi viene una carie? No, posso rompere le cose con lo zucchero, ma non posso mangiarlo. Ok, intanto salmone co. Che cazzo ci faccio con lo zucchero? Miammete. Miammete. avrei potuto mangiare le bacche lì lì dovevo fare min maxing con le bacche cosa ci faccio con lo zucchero allora dobbiamo fare un attimo di ordine ghiaia con ghiaia eccola qua poi pietrisco con pietrisco la ghiaia sta qua carne merda con carne merda carne merda Freccia ossa, ossa, diamante, cazzo, culo, pisello. Ok, palle. Zucchero, pietrisco con pietrisco. Ma in realtà un pietrisco si porta sempre dietro. Occhio di ragno, cazzo nel culo, godo di qua. Terra con terra, arenaria con arenaria. Fermi un po' perché arenaria e sabbia erano di qua. Quindi facciamo sabbia e arenaria. Perché, se no abbiamo bisogno di sempre un miliardo di bauli e diventiamo scemi. Uh, ordine, ordine, questo sconosciuto. Allora, mh, polvere da sp... C'è pure la polvere da selce. 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 Quando abbiamo preso la selce, che cosa ci ho fatto? Anche la polvere di redstone non ho provato. Dobbiamo provare bastoni e legna con... Selce e anche ferro. Dobbiamo provare questa roba della redstone con un po' di cose. Mamma quanta roba che c'è da fare! Ma dobbiamo avere un po' di ordine 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 ordine. ordine Allora, rame grezzo sono sicuro di averlo altrove. Pertanto eccoci, abbiamo messo il rame grezzo tutto nel culo. Selce pietrisco. Ok. Selce, questi li teniamo un attimo qua. Va bene, va benissimo. Di qua allora, tufo, pietrisco, lo possiamo mettere probabilmente con altro pietrisco questo così, assi diabete, assi diabete. Tutti insieme, patate, la carne marcia è di là. Carne, ah, questa è roba da mangiare, quindi in realtà ne avevo. La ghiaia sì, l'ho già vista è di là. E il tufo no, il pietrisco vediamo se lo posso mettere di là corpato con qualcosa, le uova sicuramente sono di là, le ossa pure, il ferro no le ossa le prendiamo la polvere da sparo è di là uh, le piume le mettiamo tutte insieme carne ovina carne in culo questa carne marcia la mettiamo di qua la patata la lasciamo il bastone lo mettiamo tutto quanto addosso l'uovo lo rimetto qui perché l'uovo non ci sono altre uova di qua no e invece sì c'è un uovo di qua lo mettiamo qui Mentre le ossa sono qua, le mettiamo di qua. Il polvere da sparo era? Il primo? Sì, eccola, perfetto. Dovremmo sforzarci di mettere tutto quanto sempre staccato. Uh, pietrisco, eccolo qua. Ci portiamo questo. Pietrisco già ha più senso. Ok, facciamo un attimo un paio di prove. Selce. Non esiste. Non ci fai niente con la selce. Redstone: no, non puoi fare tipo il piccone di rubino. Questa roba crea qualcosa. Oh, blocco di redstone. Potrei provare a fare il blocco di redstone. Chissà, non ne ho idea, ragazzi. È ancora troppo. Per fare questo esperimento Questa, sta selce non serve proprio a un cazzo? L Ho messo proprio a cazzo di cane Sta roba Non serve, non c'è blocco di selce Niente, niente, non serve a niente Cosa cazzo ci faccio questa roba? Con il bastone non so ah, Aspetta, possiamo provare questa cosa fermi, 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 fermi Ho un'ultima idea Redstone no, ma questo in teoria potrebbe. Ci ho creduto. Ammetto che ci ho creduto. Uh, rimettiamo tutto a posto: le piume non sono staccate da altre parti. Bastone, selci. Ci riproveremo un giorno. Ma non è questo. Allora, ma una ninna la posso fare? No, non è notte. Oh, piccone, cazzo, culo, palle. Bene, andiamo a provare ad addomesticare ancora una volta. The animals. Lo scudo, fermi, fermi, fermi. Non si sa mai, non si sa mai. Ho visto anche di giorno arrivare i cazzi. Quindi, un altro scudo, un altro scudo. Una, oddio, ho sbagliato tutto. Grazie. All Moma della sub Allora, dobbiamo fare decisamente, signori. Decisamente uno scudo. Mi devo ricordare come si fa, però c'era il legno e il ferro, ma ce la faccio a fare un altro... ho abbastanza ferro per fare un altro scudo. Com'è che l'avevo fatto? Legno fuori... non mi ricordo più un cazzo. Questo scudo di merda. No, Tronco... no, 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 no. La legna è qua. Mi sa che non ho abbastanza ferro. Eeeh, che cazzo ho fatto? Non mi ricordo come ho fatto lo scudo. Non mi ricordo come ho fatto lo scudo. Non me lo ricordo più, cazzo. Non me lo ricordo più, non mi ricordo più lo scudo. Ma mi sa che non ho abbastanza ferro. Non mi ricordo più lo scudo. Com'era? Avevo fatto Zelda. Avevo fatto Zelda. E. Avevo messo il ferro dentro e il legno fuori. Non me lo ricordo, raga. Porca buttana. E non mi ricordo. Lo scudo di Zelda è così. E quindi... Mi sa che manca un ferro. Mi sa che manca un ferro, raga. Mi sa che manca un ferro. Allora aspetta, fatemi vedere sto cazzo di scudo. No, il ferro è fuori però. Guardate lo scudo, no, il ferro è fuori. Il ferro è fuori. Il ferro è fuori. Guardate lo scudo, il ferro è fuori. Ed è così. Vediamo. No. Però è il ferro fuori. C'è il ferro fuori. Il ferro è fuori. Cazzo non me lo ricordo più! Cazzo, non, mi ricordo tutto, tranne che il cazzo di scudo. Devo prendere. appunti, non mi ricordo più lo scudo. Ma si poteva fare contro i ferri? Contro. Sì, contro i Lingotti. Quanto rosico, non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più, non me lo ricordo più. La scimmia è stupida. Non me lo ricordo più. Allora, questo scudo ha ah, il ferro fuori, non c'è il verso. No, la forma era questa. Ma il ferro era fuori o era dentro? No, il ferro era fuori. Perché il ferro lì è fuori. Cazzo! Cazzo! Ah no, aspetta, aspetta! Forse era così! No! Aspetta, a un, certo, un certo punto... No! No! No, com'era? Com'era, 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 com'era? Cioè, a un certo punto ne avevo messo uno o forse due? O forse due, a un certo punto ho detto: No, c'è solo. Com'è che ho fatto? C'è solo un punto in cui. Ah, così! Ok, 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 Sidonia trova il modo di memorizzarlo adesso. Perché è così? Perché è uno scudo di legno ma nella testa ci vuole il ferro. E quindi sta in cima come la testa. Va bene. Vabbè, rompiamo prima questo. Torniamo su. Meno, ma meno male. Ho avuto il flash del... Ne usavo solo uno a un certo punto. Di nuovo notte. Ma perché vado di nuovo? No, 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 no. Non si caccia di... Che cazzo caccia? Ce l'ho già le corde. No. Io dormo adesso, vaffanculo. La scimmia è intelligente. La scimmia dorme di notte, dorme. Sogni d'oro. Alzati dal letto. Sogni d'oro. E di giorno si fa amicizia agli animali. Di notte c'è la merda. Non ho dormito. È ancora notte. Che vuol dire? Ah, perché devo far fasare. Palle. Devo far fasare probabilmente, cioè deve fare tutto quanto il plim plom pling. Sì. Benissimo. Armati di corda. Oddio, però, non è che la corda va montata in una super corda? Tipo, corda resistente per animali, fermi, fermi, per sicurezza. Prima di provare la corda, corda cordissima, no, corda cordissima non funziona. Faccio, facciamo delle prove per sicurezza. Corda cordissima non va, corda cordissima non va, corda cordale non va, corda cord... no. No, ok. Ok, apposta. Però però è una corda spezzata, eh. È una corda spezzata. Perché è una cordicella. È una cordicella. Potrebbe non funzionare, però si può usare? Allora, per ora proviamo così. Però ne ho due in mano. È strano. È strano. È una corda spezzata, mi ci vorrebbe qualcosa per saldare. Però il fatto che me ne faccia usare due in mano significa che non è uno strumento, in teoria. Vi torno a me discorso? Non è uno strumento perché ne ho due in mano e le sto usando. Sto andando alla parte sbagliata di Madonna. Come si fa? Oh merda, temporale? O oh, dormi, eh? Pioggia o in temporale? Perché solo pioggia finché non sento fulmini. Che cazzo ho fatto? Dov'è? Ho perso una corda. Dove l'ho messa? L'ho sotterrata? Che cazzo ho fatto? Ho fatto una trappola? Ma non può essere una trappola con una corda sottoterra. Uh, per la scienza. Una trappola davvero? Aveva. aveva un. Dov'è l'altra? Dov'è l'altra? Stavo spammando il comando. Non trovo più l'altra, ragazzi. Potrebbe essere una trappola, però! Eh, ma dov'è l'altra? L'ho persa! Regà l'ho persa! Questo che cazzo è! Non è la corda, no. Raga, è qui da qualche parte. Dovrebbe avere lo stesso... Eh, ecco, no. Non posso aver perso una preziosa corda, no? Bastoncini. Ragazzi è, è, è impossibile trovarla, l'abbiamo persa per sempre. Per sempre vi dico. È la corda nascosta. Non la vedo. Ma è, è aveva un effetto grafico anche abbastanza... anche abbastanza importante. No ragazzi io non ci sto a perdere quella cazzo di corda. Sono gli alberi che mi offuscano la vista. Dove cazzo l'ho messa? Ho spammato a caso, sono un coglione. Ma non posso averla messa su un albero, no? Eh. Ragazzi è impossibile, mi sento un, un rincoglionito. Sto deturpando la natura per colpa della corda. No, per colpa mia. E eh vabbè, niente. Niente. Non la trovo più. No, c'è un... Ho dato la mia vita per questa corda. Io ho dato la mia vita per questa corda e non c'è più. Questa corda ci ha abbandonati per sempre. E ho anche perso il piccone, non posso usare quello di ferro? Va bene, ho... Ah, cioè ho preso l'ascia, perdonate. E l'ascia non si può fare senza il banco. Bah, boh, vabbè, persa. Andremo con una sola corda. Ora, la domanda è: gli animali ci sono durante la pioggia? Non mi spegne le torce la pioggia, vero? Però non torno più a casa. Eh. Non c'è un cazzo di niente, raga. Mi sa che con la pioggia lo spawn rate degli animali. diminuisce o si ha Andiamo a dormire? Vediamo se ci permette di dormire. Anche perché ha senso il concetto del... Oh mio dio! E il concetto del puoi dormire se ci sono i temporali perché tanto è una giornata inutilizzabile. Quindi ha senso. Magari ritroviamo la nostra corda. Eh? Un bel lieto fine? La nostra bella cordicella ritrovata infine. No, è persa per sempre. Io non vedo più un cazzo, non so dove sono. Ok. Oh mio dio. Il castello di Bowser quello. In teoria casa mia è qua. Qui in giro. Dove sono le mie torce? Dov'è casa mia? Ok. La pioggia non spegne le torce. Evviva, Evviva, è vivissima! Aia! E allora, signori, se non si può cacciare. E non si può dormire. Tempo. Portiamoci un polletto. Mmm, è rimasto nel cazzo. Sì, 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 sì. Sapevo io. Sapevo io che cazzo serviva sta merda. Sapevo io che cazzo doveva servire sta roba. Allora, fermi. Fermi. siamo low on carb Siamo low on carb ragazzi siamo veramente low on carb Andiamo a prendere del carbone sulla strada quindi viviamo di roleplay Viviamo di roleplay viviamo di roleplay viviamo di roleplay Va bene mi apro un TXT mi apro un TXT Però la prossima volta mi faccio trovare con un quadernino Allora carbone carbone ferro lista della spesa ferro redstone se possibili diamanti cubi good eh, che cazzo ci faccio con la corda? Me la ficco nel culo. Ah, ma il ferro grezzo, aspetta, ne ho altro di ferro. Vabbè. Non è in puerta. Non è in puerta, non è in puerta, non è in puerta. Uh, pipipipi, aspetta un attimo, perché queste sono le che avventure. Abbiamo a un certo punto un banco da lavoro che abbiamo messo vicino al Gobaleco. Quindi... Noi andiamo a portarci dietro i bastoni e il pietrisco per fare altri ammennicoli. Sì, 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 ci portiamo anche il legno. Se perdiamo il legno, fa culo, non è come perde un piccone, è come perde il legno, è una cosa diversa. E... Home sweet home. Me la ricordo come fosse casa mia, ragazzi. Non ho la spada di pietra. Sono un cretino, aspettate. Porco... Oh, ma... Ah, lo scudo è... è morto lo scudo. Mi lasciate stare. Oddio, 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 por! Che cazzo ha droppato? Un lingotto? Che cazzo è successo ad Egobalego? Cos'è successo a Egobalego? Dobbiamo tornare subito a casa. scudo alzato e torniamo a casa. Overcapperemo? No. Mi sarebbe piaciuto. Uff, dove sono andato? Dove sono andato? Sotto strada. Madonna mia. Vabbè, meglio. Meglio, vediamola così. Avevo troppe poche provviste. Meglio. Meglio. Avevo troppe poche provviste. Ho ancora il carbone. So dove prenderlo il carbone in realtà. Adesso lo andiamo a prendere nell'altra entrata della casa. Accendiamo. La carne marcia sta qua. Ci facciamo del bel manzetto rinforzante. Ecco qua. E intanto... Madonna sento scheletri ovunque. Vabbè non sarà qua, dai. queste a casa mia, non possono entrare. Bene, e qua ci prendiamo. Oh, ecco che cazzo. Altro carbone. Benissimo. Eh. Facciamo una scala decente per poter picconare il carbon, eccolo qui, eccolo qua. Ok. Attenzione a non farci male cadendo. Piuttosto rompiamo poco poco il terreno. Benissimo, attenzione, 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 bene. Attenzione perché sento dei rumori brutti. Ok. preso del carbone, siamo un pochino più tranquilli. E abbiamo il bistecone. Mangia. Curati. L'overcappo. Un'altra. Che fai, non mangi? Mangia. Ah no, aspetta, si sta curando ancora. Basta, finito. Ok, ora mi sto curando. Facciamoci anche una carne ovina. siamo quasi prendi l'ingotto lo mettiamo da parte prendi e in fila, perfetto Carbone non lo voglio perdere Ne portiamo un paio di emergenza Basta Non di più Andiamo Ok uh, Sento dei fiati E Torniamo più armati di prima. Ego Balego è vicino, amici. Ok, qui c'era. Oh, c'è un altro carbone lì. Riesco a minarlo? Oddio, ora mi ammazzo. Per... Vabbè, vediamo un'altra no. volta. È veramente pieno di merda. Sto G. cos'è quello? Ora morto. Forse era una vedetta maligna che avrebbe avvisato i zombie della mia presenza. Potrebbe essere. Allora la porta per Ego Balego è di là. Ah no, è qua. Home sweet home. Ego balego. Oddio, si parte la musica adesso, godo. nasconde questo lascito di storia. Lava innanzitutto. Forse è il momento di superare quel muro di lava. Forse è il momento di essere coraggiosi, forse la scimmia. capire che la conoscenza richiede anche coraggio si va oltre la lava mmm dell'oro ero spaventato l'ultima volta che sono venuto qua Ragazzi, proviamo, al massimo ne perdo uno col piccone di pietra, basta. Credo di no. Ci vuole veramente troppo. Sento qualcosa. Oddio! Posso piccolare la lava? Esserci altri diamanti, in realtà, su questa strada, ma prima la preziosa redstone, la pietra con la quale nell'antica Ego Balego il Re Lucio compieva. si dice rituali orgiastici. Ma nessuno ha mai confermato questa storia. Oh mio Dio Oh mio Dio Oh Sento il brivido dell'avventura Ehi perché non sto riuscendo a picconarlo? Cosa sto sbagliando? È un piccone di ferro Qual è il problema? Forse. So ah, ho sbagliato il tasto. Ok. Non so cosa sia successo, ragazzi. Cos'è? Un, un pipistrello ha preso fuoco! Questo significa che anch'io posso prendere fuoco da quella roba lì. Se mi becca uno di quei tizzoni ardenti che. che va nello spazio. Il pipistrello era diegetico. Era per farmi... È morta quella bestia per insegnarmi qualcosa. È un diamante! Quello è un diamante! A ore 12 c'è un diamante! Il secondo diamante vuol dire spada di diamante? La spada diamantina potrebbe essere ricostruita infine? Ma come faccio? Cos'è quella roba viola? Ma certo, non ho tempo per te. So come fare. Eh eh. <ride> L'arte dell'antropizzazione. Flusso lavico. Posso oh, ma rischioso. Oh, cazzo. Ancora, ancora diamanti, ancora diamanti! E diamantina la situa! Ancora diamanti! Doppio diamante! Dobbiamo solo arrivare vivi. Andiamo la roba verde. Ah, e poi c'è, vero, pure questa roba da comprendere. Che cos'è? No, non basta. Serve il piccone di diamante per questo. Quindi forse la cosa... No. No. Non è il momento. No. Sì. Invece Seidonia, sì, sì, perché la guerra è distruzione di questo mondo. E la scimmia in fondo alla cava di Egobalego deve capire che i sogni a volte devono essere lasciati andare. Non è la spada quello che devo fare. È il piccone, è il piccone di diamante che sbloccherà la strada verso il futuro. E io ne ho abbastanza perché ne ho tre. Ma così potrò scavare nuovi materiali. E così, è questa la cosa giusta, lo so. Ma non prima di aver scavato ancora un po'. Oddio, oddio. Oddio. Ok. Cos'è quello? C'è un nemico nuovo. Ritirata. Devo portare in salvo i diamanti? Forse no. Devo solo mangiare. ancora un po ancora un po sempre paura di lava quindi vado Piedi di piombo, ma questo è un tesoro godevole. Io ho visto un nemico scappare per di qua. Sembrava avere un cappello, ma forse era solo un effetto ottico. Dobbiamo spingerci ancora. Che le torce non finiscono sento di oh c'è un altro arciere lo coglieremo di sorpresa Agno. non fare rumore Che fa sto casino? Luce! Quanti sono? Una corda buona, la corda. Che co cosa? Che cosa è? Qualcuno ha lasciato un baule qui! Un antico esploratore è morto in questo posto! Targhetta? Deve essere un antico tesoro di qualche esploratore. Deprediamo tutto. Il pane? Il pane? Posso piantare il grano forse? Um, non importa. Adesso prendi tu. Il pane, c'è altro pane? La mela d'oro. Oh mio Dio. Del ferro. E molte corde. Prendi tutto. Prendi tutto. La mela d'oro non va mangiata questa. Questa è un tesoro prezioso. Ma Che cos'è questo? È un ragno. No, forse devo usare. No, lascia, ma non ce l'ho. Che cos'è il disco? Quindi posso fare un giradischi in teoria. Ma che cos'è questo ragno che gira su se stesso e brucia? E fermi un attimo! So, lo so che non ho un'ascia, ma posso persino rubarlo il baule, in teoria? Sì che posso. È mio! Lo reclamo come mio. E questo, questo, questo non so se va rotto. Ho paura che rompendolo possa, possa farmi del male. Che cosa è? È, è un ragno che brucia e gira. Vai indietro! So che sei stato tu a ucciderlo. Zombie da qualche parte. Prima carichiamo. avanti ancora un po nessuno si è spinto mai così tanto dentro Ego Balego oddio 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 sto allagando Ego Balego ok ok non è successo niente in fondo ma quindi e se, se trovo della lava devo scappare devo stare attento qui dentro se trovo della lava devo scappare, in verità. Appena vedo rosso devo fuggire. Però qui posso andare avanti ancora un po'. Oh oh! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Da dove è uscito? dentro è uscito è troppo piccolo forse, forse lo genera questo forse questo ogni tot fa proccare un ragno perché non può essere uscito da questo buco cosa faceva dentro questo ragno murato Nel qual caso... cosa faccio? Qui ci farmo i ragni? È un posto prezioso allora. Non devo riempirlo di lava, devo smettere di fare quello che sto facendo. E preservare questo posto. Non ho una porta, non l'avrei costruita. diverso dagli altri mi servirai devo tornare devo tornare più veloce del vento e posso farcela perché ho fatto il ponte mi è esploso. Dietro. La scimmia è stata infine ingorda. Ma posso tornare? Posso farcela? Posso farcela? Posso farcela? Posso farcela? Sono tutti morti. Posso farcela? Non È lontano. Posso farcela? Posso farcela? Non importa. Non importa. Whatever it takes. Tornato nel bosco prima? Eh, bisogna stare attenti a questa discesa. Ma non importa, posso farcela. farcela. Io posso riprendere i miei diamanti. 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 I miei diamanti sono le che mi aspettano. Io posso farcela. Io posso farcela. Io posso farcela. Io posso farcela. Non mi ricordo già più. Io posso farcela, ho messo le torce, io posso farcela. Io posso farcela. Io posso farcela. Io devo farcela. Non importa, non guardarti indietro. Don't look back. Io posso farcela. È tutto lì, è tutto lì, io posso farcela. I diamanti. I diamanti. I diamanti. Io posso farcela. Io posso farcela. Io devo farcela. Io ce l'ho fatta, cazzo. I diamanti sono con me. I diamanti sono con me. Ho preso tutto. Oddio. Oddio. Credo di aver preso tutto. Credo di aver preso tutto. Devo girare ancora un po' per capire se ho preso tutto. Oh, mamma mia. Non importa se ho lasciato qualcosa ai diamanti. Non importa se ho lasciato qualcosa ai diamanti. Non importa se ho lasciato qualcosa ai diamanti. Non importa, se ho lasciato qualcosa ai diamanti. Non importa. Il bene più prezioso è con me, la scimmia deve ritirarsi. Pessima idea, pessima idea, pessima idea combatterli. Davvero pessima idea. Sono troppo veloci, non riesco a fuggire. Di se stessa, ma della possibile rinascita di Grosset Rivestiti scimmie. È il momento di morire. Ho tutto, ho tutto. Ho tutto, il disco, ho tutto. Ho tutto. Ho tutto. Ho tutto. solo a dare grazie. Grazie al train, a casa grazie elettrine ragazzi ho visto ora scusate cos'è cos'è è, è una melma melmosa è una melba mel mica! Per la scienza. Per la scienza. Per la scienza. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Palla di slime. Palla di slime. Palla di slime. Pensarci adesso. Non pensarci adesso. Torna a casa. Torna a casa. Torna a casa. C'è un temporale. È stata una lunga giornata. Ho lasciato le porte aperte, sono un deficiente. Non è un temporale. Oddio oh, mio. Oddio oh, mio. batteva forte il cuore ma siamo vivi e adesso una mela d'oro altre ossa una targhetta del grano doppio pane forse abbiamo perso un pane ma l'oro lo abbiamo ancora uh, avevo già preso dell'oro vero? sì Oro grezzo Una palla di slime Del ferro Carne marcia Bauli Aspetta Cosa ho fatto? Li ho messi uno accanto all'altro o ho creato il turbo baule? Ok Quindi fermi eh, lascia Ho creato il turbo baule E' che va messo nella stessa direzione Forse ho sbagliato questo O forse gliel'ho usato sopra No, gliel'ho usato eh, è questo il fatto Se sto per perdere tutto, mi dispiace. Dio sia lodato. Dovevo farlo. E per il momento. Qui il punto è che devo fare questo. Minchia, ma quindi potevo fare questa cosa tipo vent'anni fa? Ok. Metti tutto, metti tutto. Metti tutto. Metti tutto, metti tutto, metti tutto, poi dopo mettiamo a posto. La bistecca, il triccio, il zaso paso, il laso del paso, il grano. Poi. Mail adore il 3 L'otteniamo la borla, le ossa pazze. Ora mettiamo tutto qua dentro, poi vediamo. Madonna ragazzi, quanto godevole l'ingotto di rame, il colorante, la polvere di cazzo, i tappeti, il fiore, il pulsante. Le torce le teniamo con noi. La lana, la selce, la carne marcia sono piuttosto sicuro che sia di qua, I semi e fiore. La bistecca no, il rame, la bistecca di qua. Ok. Il tufo, c'è altro tufo? No, ok. No, c'era ancora un posto. Slime oro grezzo, ce li teniamo con noi. Vediamo un attimo cosa poterci fare ora che ne abbiamo un po'. Siamo low on carb. No, perché me l'ero tenuto semplicemente qui. Ah, tufo tufo, ecco qua ok aspetta baule lo mettiamo qua accanto poi dopo oh, che cazzo ho fatto ho equipato la palestra um, lo mettiamo qua e poi fare un altro baule ancora un altro gran baule figata ok allora l'oro grezzo andrà messo qui qui è un carbone e intanto facciamo i lingotti d'oro dopodiché signori this fucking time. La scimmia quando diventa uomo comprende che può usare la propria intelligenza per combattere con astuzia, con strategia, cosa che l'animale non sempre fa. Ma quando la scimmia si avvicina all'homo sapiens comprende che forse, prima ancora di combattere, bisogna costruire. Ho sempre avuto il sogno della spada di diamante di Smash, ma lo devo mettere da parte. Arriverà quel giorno, ragazzi. Sarà una puntata di questa blind run estremamente goduriosa, ma è tempo di mettere da parte i sogni. Per ciò che è davvero utile per me, per Grosset, è prendere il piccone. Con la quale, con il quale, possiamo prendere qualunque cosa ci sia lì in fondo. L'ho fatto, 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 ormai l'ho fatto, ormai l'ho fatto, ne vado fiero. D'oro è fattibile così. Come si fa la mela d'oro? La mela d'oro è craftabile con loro, ma in realtà con loro puoi farci. Allora, piccone di ferro 4, piccone d'oro 2. Fa meno male. A cosa serve la roba d'oro? Non sembra migliore. Sembra peggiore. Peggiore di quello di pietra. E la spada? 4. 6. È solo flavor. Ah, ah no! Però mi ha fatto vedere anche. Mi ha fatto vedere anche. Elmo più 2. Eh, no, dobbiamo farlo però con qualcosa che. Conosciamo. Più 5 armatura. Più 6. Ma cosa serve loro? È probabilmente Flavor Più 3. più 5. Non importa, voglio un premio. Finiamo il set, con l'elmo ho sbloccato qualcos'altro, cosa posso fare con l'elmo? Un elmo inastato. È un elmo dorato, è bello. Abbiamo altre cose da cercare, lo slime. Lo slime è. Allora proviamo lo slime con tutto ciò che non sappiamo. Proveremo slime e bastone, slime e assi di legno: direi proprio di no. Slime e selce: assolutamente, anche se slime e. Ferro... l'ingotto di rame, sì. Slime. Ti prego. Ti prego dimmi che il collante che cercavamo è lo slime.

Non importa. È, è, ha senso però pensarlo come collante. Ha senso pensarlo come collante. Però non sembra incollare un cazzo. Due bastoni, cosa faccio? Il bastone da Kung Fu. No, forse sono fuori strada. Vabbè, un gotto di rame cazzo ci faccio. Più slime troppo rotta no. no ragazzi sto perdendo tempo quindi no, e però con come la leghi la corda? Se, allora, con, la prima soluzione erano altre corde, ok? Quindi hai due cordicelle, le leghi insieme e hai fatto la corda più lunga. Il, il collante aveva senso. È la prima cosa che ho detto prima ancora di scoprire l'esistenza di questo mostro. Un collante che mi permette di unire due pezzi che sono rotti. Lo slime ci sta, eh, però non... Abbiamo altra roba rotta? No. Già che abbiamo anche le cesoie, le dovrei portare dietro le ossa oddio che cos'è? farina di ossa però che ci faccio? cosa faccio il dottore? Anche questo non sembra fare niente. No. Però l'osso lo, si può frantumare per la farina di ossa. Questo intanto. Oh, questo? Colorante bianco. Le candele è una papera. Le candele? No. Forse prima devo fare una candela. Oh mio dio, quanta roba che abbiamo scoperto. Allora, colorante abbiamo. Farina di ossa. Farina di ossa. Uh, fermi, fermi. Stiamo mischiando scoperte. Farina di ossa, ancora farina di ossa, ancora farina di ossa, basta osso. Farina di ossa, che cosa... Uh, uh. Ok, cos'è che ho fatto? Blocco di ossa. Che si può rifrantumare nella farina di ossa. E. Eh? Flavor, probabilmente, il blocco di ossa. Eh, sì. Anche un sound font suo personale. Ma è flavor e basta. È probabilmente solo flavor. Ah, e se fosse così? Se mancasse un pezzo per fare tipo corda, riga di slime, riga di corda? Potrebbe. Se no possiamo provare così. No, non ha funzionato lo stesso. Forse manca uno slime. Provo ancora un po', ma forse manca uno slime. Potrebbe, avrebbe senso un misso di slime. Il problema di questo gioco, ma che in realtà è una figata, è che se anche sui troppa roba non va bene. Cioè adesso potrei sbagliare perché uso una corda in più. In mezzo mi piace il collante, il collante in mezzo mi, mi, mi piace perché tiene insieme il tutto no il collante in mezzo mi piace perché ha senso ha senso è nel mezzo però allora metodo proviamole tutte allora due corde così niente Due corde così, niente. Due corde così, niente. Due corde così, niente. Due corde così, niente. Ok, tre corde. Uh, tre, corde così, pff, oh. tre corde così, tre corde così. Tre corde così, tre corde così, tre corde così, tre corde così, tre corde così. Le sto provando in tutti i modi, secondo me. Le ho provate veramente in tutti i modi. Ok, quattro corde vai quattro corde così quattro corde così, 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 vai, quattro corde così, niente, quattro corde, grazie della sub, eh, quattro corde, grazie, nardognolo, grazie mille, uh, quattro corde così, quattro corde così, quattro, no, le ho provate in tutti i modi, secondo me, ho provato la croce, ho provato il dado, Penso di averle provate tutte le quattro corde. Però devo fare con metodo allora. Quattro corde così. Quattro corde così. Ammesso che sia in mezzo, però. Quattro corde così. Quattro corde così. Quattro corde. Le quattro... Perché cinque mi torna meno. Dovrebbero essere pari, in teoria. Ha ragione. Se no passiamo a 6, 5 mi sembra un po' strano. Le ho provate tutte le combinazioni delle 4, perché con 4 comincia a essere più complesso. 3 e 1. Questo è tutto quello con le 3 sopra. Poi così. 2 sopra. Proviamo le 2 sopra. Possono stare così. Madonna. Che cos'è? in ultimo lo slime era effettivamente un collante grazie Wargage delle salve in regalo grazie mille in ultimo era finalmente <ride> <Ehi>, ragazzi <ride> gra grazie Eleven Zero grazie mille <ride> grazie il guinzaglio però il... il guinzaglio forse serve per i Lupi, che diventano amici. Cioè, il guinzaglio mi fa venire in mente un cane. Un maiale al guinzaglio è un po' strano. Però, però fermi. sicuri che con le ossa non funziona. Grazie Karateka delle Sabine in regalo. Grazie Vilpef. Grazie a QPLV, grazie mille, siete dolcissimi, grazie. Um, dicevo, vogliamo provare anche con ah, anche le ossa. Sono. Non ci sono altri elementi che potrebbero. Ora, che siamo sicuri che possono incollare le cose. Il grano non si incolla. occhio di ragno potremmo creare degli abomini possiamo creare degli homunculus? siamo alchimisti grazie Fabio della sabiregalo perché no perché no proviamoci ok e... l'avevo messo in mezzo alla fine e, e... Il guinzaglio è così... Ok, magari l'occhio è un po' esotico. Vediamo prima... Oh, oh era perso qualcosa? No, ok. Aspetta, se, eh, posso fare il guinzaglio d'ossa? No. Lui, lui in mezzo ci sta. Grazie Soul da cool grazie. Grazie mille. Grazie mille ragazzi delle sub in regalo, grazie siete, siete gentili. Sto pensando a Breath of the Wild, sto pensando alla. grazie Kirta della sub, sto pensando all'arma che prendi dagli Boblin anzi gli stal dovrebbero essere, quando li uccidi puoi prendere il loro braccio. Grazie a Depressed Unicorn, grazie mille. Quindi magari possiamo creare, non lo so, un braccio, un braccio scheletrico che funge da arma, nel qual caso... Cioè le ossa sono unità, grazie a lui nel ringo. Le ossa sono unità. Però dovremmo rifare lo stesso metodo di prima, quindi due ossa. <impella> Provo direttamente a quattro, è improbabile che siano tre. Scrupolo, mm. perdendo tempo, vero? l'occhio di ragno Non riesco a creare un homunculus. Non posso creare un homunculus. Tipo questa è la struttura ossea. No. No. Desisto. Mi accontento di quello che abbiamo fatto. Il Più che altro perché non sono convinto, la verità è quella. Sul. sul guinzaglio l'avevo annusato. La selce l'ho provata, ma la selce, insomma, col seno di poi è stata proprio un'idea di merda. Um, va bene, rimettiamo a posto sta roba. e Il grano andrebbe piantato. Ma dobbiamo risolvere il problema di sto cazzo di recinto. Perché io posso andare... a parte che sto morendo di fame. Mannaggia lo cazzo! Mangiamoci sta bistecca. Allora. Notte. No. Allora. Mm. Questo. Allora, io posso farmi un giardino in teoria e questo giardino potrebbe serenamente essere questo, no? Cioè se io qui con la terra ricopro tutto, a un certo punto questo diventa il mio giardino, ok? Nel quale pianto le robe, bla bla bla, ok? Oh no. Si sta facendo notte. Si sta facendo notte. Oddio, dove casomi? Okay. Dormiamo. Io devo imparare a fare la, re la recinzione. La recin non, non ci credo che non si fa la recensione, ma ci ho provato in tutti i modi. Mi sento un po' bloccato. Non voglio prendere un animale, ok? Perché non so dove metterlo, non ho idea di dove metterlo. Non ho idea di dove metterlo, amici del grande wrestling, e questo è il problema. Però io non posso adesso mettere un animale al guinzaglio e poi lo porto dove? dove lo porto in casa. Riproviamoci, vi chiedo scusa. Riproviamoci. Dai questo cazzo di legno. Si fa un recinto. Radagon. Come si fa un recinto? 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 A ridaglie. la porta. No, è evidente che non sia con questo legno. L'ho provato. Questo legno lo abbiamo veramente sviscerato. Non è... O non va bene questo legno. E quindi serve un altro legno o non è il legno il punto. Ma allora non credo di avere il materiale che serve per farlo. Al momento secondo me non ho. Un recinto è fatto di legno. Eh. Forse sono quelle merde tipo gli assi di legno, le lastre di legno. Non penso di averlo. Qui niente, qui niente, si sì, roba il cazzo. Qui nulla, così niente. Ridagli con stacca, cioè non mi piace proprio stacca di merda. Oh. Flavor! Però carine. E posso fare una scalinata? Questa per puro caso. Flavor. Oggettino carino. Lo mettiamo qua. Sono un coglione, non capisco un cazzo. Non capisco niente. L Ho sbagliato di usare l'ascia, scusa. Ma che cazzo. Mm. Mm. Oh, va che carina. Va che carina sta scala. E... Ora sale da solo senza saltare, che prima non lo fa, vero? Eh sì. Carino. Ah, ma che roba. Ho anche la scalinata. Ok. Allora, bene. Oh, ma il recinto? Allora, non so fare il recinto. Partiamo da questo presupposto. Quindi... La scimmia in questo momento si inventerà qualcosa di diverso. Creiamo un recinto finto, brutto, in culo, ma funzionale. Casa mia è qua, giusto? Quindi facciamo pipi 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 poppi pupi, qui c'è la torcia, perfetto, e qui facciamo sì. Ok. E creiamo una situazione tipo qua: abbattiamo questo albero. Ragazzi, mi siete ancora 3200, vabbè. Bello che, cioè, le cose possono rimanere per aria. Una mela! E se la ricopro d'oro diventa d'oro. E a che serve fare la mela d'oro? Allora. Adesso ecco. Facciamo il nostro recinto. Eh ma che ci faccio con la mela d'oro, raga? Che cazzo ci faccio? Allora. Ecco il nostro recinto. Il maiale non deve scappare. Ah il legno, sì sì Ho sprecato uno, non importa Ok Ok uh, Un po' piccolo È un po' piccolo e brutto ragazzi, veramente piccolo e brutto Allora fermi, facciamolo decentemente Dai, tocca farlo, dai. Beh. Adesso. Ok. Via questo, via questo. Via questo, via questo. Vai, posto. Via questo, via questo. Ok, perfetto, fantastico. Adesso il legno. Vai. via questo. Vaffanculo, vai. Ok. Andiamoci dentro. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. No, MANGIA! Ma uh. oh no. Sì. Ecco, le scale per il mio recinto. Casa mia dove cazzo è? Ah, è là sotto. allora. So ah, mi faccio altre scale poi. Mi faccio la scala. Che cazzo, sto facendo? Mi faccio la scalinata. Eh, Faccio la scalinata, buongiorno. E poi scendo. E riscendo. Mi rifaccio un'altra scalinata qua dopo. Sì, 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 è una buona idea, è una buona idea, ma con calma. Allora, oh merda, sta arrivando la nuce! Benissimo, ecco eh, qui, tocca fare questo, tocca fare questo, abbiamo finito la merda, quindi adesso rompiamo altra roba. Ecco la noce, fantastico. E qui, oh bello. Ok. Oh no, è di quercia. Che male. Eh, non lo so, lo, lo so ragazzi, lo so, fa male, lo so, lo so, non vi preoccupate, lo so. Lo so. Ok, mi sono chiuso dentro. Non mi ricordo dov'è l'uscita uh, È di qua No uh, No, lo devo fare di qua lo Devo fare di qua uh, Benissimo Ok Buongiorno Ecco, entro nel mio recinto Fantastico Questa torcia che non penso serva Ok Perfetto uh, Madonna che palle sta merda Oh ma c'era un cazzetto ho bucato il mio recinto? Ma sono rincoglionito Ho bucato il mio recinto ragazzi Ragazzi ho bucato il mio recinto mi sa Casino Sì Decisamente bucato Evviva mm. Ok Ma A sto punto Diamogli Il terreno Oh merda il terreno sotto, proprio così, per coerenza la narrativa, ecco e architettonica, adesso scendiamo, scendiamo, scendiamo e adesso aspetta, chiudi sta cazzo di porta chiudi sta cazzo di porta chiudi sta cazzo di porta, apri sta cazzo di porta apri sto cazzo di baule uh, mi sto aggasando, semi di grano, li prendiamo la mela non ha semi, purtroppo semi di grano ancora, ah ma allora non c'è bisogno di piantare il grano, abbiamo i semi e i semi di grano li piantiamo adesso. Mentre col grano ci facciamo la pasta. Con lo zucchero che cazzo ce la facciamo. Vabbè. Ehm, pippo Pippi. Pippo dei Pippulis. Allora, Pippo dei Pippulis. Eh, dobbiamo fare una porta. Ce l'abbiamo una porta extra? No. Allora facciamo una porta. Eccoci qua, Pippo people dei Pippulis, vai. Una bella porta di merda. Eh. Non ho fatto le scale. Come si fare le scale? Ok, sì, me lo so ricordato. Pippo people dei Pippulis. Ok, Pippo people dei Pippulis. Allora, le scale le fo così vai piglia tutto, lascio piglia tutto benissimo, eccoci qua vai, posto facciamo le scale erano così sì ok, fanta... oh, c'è uno in più Come non è così? no ah, ok eccoci qua, perfetto uh, otto scale basteranno? sì Ok, ergo, sinergo, qua spacco tutto, e qua fo una prima scala. Qui fo una prima scala. Eccola qua. Mm, ho sbagliato qualcosa, è evidente. Uh, ecco si, sì, non mi sono Ok. Lo devo mettere più indietro. Va bene, va bene, va bene. Ah! Ok, e salgo per il mio recinto, che adesso ha ah, anche una porta. Eccoci qua. Ci si fa il tetto, no? Perché sennò non respira il porco. Andiamo a prendere il porco. Ah, no, ma aspetta, io non mi posso curare, non ho più cibo. Ho mangiato tutto, tutto. Le bacche, le bacche di Bacco Bacchini. Dove sono le bacche di Bacco Bacchini? Dove oh, ho messo le bacche di Bacco Bacchini? Oh, vai. Adesso si fa una scolpacciata di bacche. Ah, uh, si, sì, va bene. Vai, Bacco Bacchini. La mela la mettiamo qua. Mm, la terra la mettiamo qua. Ah, il grano devo provare anche a piantare. Vediamo um, le bacche di bacco. Bocchino. Ecco, ora vado in overcazzo. Perfetto. Va bene, va bene, mi sono curato abbastanza. Rimettiamo le bacche di bacco. Ah, posso piantare anche le bacche, però aspetta. Eh. Posso piantare anche le bacche adesso nel mio orticello Salve. Eh, guarda e di qua piantiamo il grano in questa fila qua no forse di qua forse di qua forse di qua eh. di qua piantiamo il grano Funziona. Come funziona? Non posso piantare il grano, raga. No. No, è oh, oh, un disastro questo. È un vero disastro. Ho fatto un casino. piantare il ah, grano? Oh, oh, oddio, 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 oddio! C'è un ragno! C'è un ragno nel mio cazzo! Oh, ma che cazzo vuoi? Sta crescendo già? però il grano non lo posso piantare. Forse abbiamo trovato l'utilizzo della vanga, della Vanguard. Se la vanga in virtù di quello che dicevamo prima potrebbe essere l'oggetto per scavare a terra senza rompere la terra esattamente come esisterà un, un oggetto barra una spell che ti permette di togliere il, la pietra senza farla diventare pietrisco del resto è l'unico utensile al quale non abbiamo trovato un senso al momento a ricordarsi come si faceva però eccola, ok, era semplicemente... no, pala non era una vanga, era una pala still let's fucking go allora, vediamo, con la vanga in teoria io scavo. E quindi... Ma sono già cresciute. Ok. Ah ma... Ah. Aia. Ah, yeah. No, però sembra semplicemente rompere il terreno. Allora, non posso mettere questa roba. Potrebbe danneggiare. Perché mi ha fatto male. Perché è spinosa. Forse non devo metterla con gli animali. Tanto male. Allora. È un rischio perché correrlo? Mi pianto da un'altra parte. Still, la vanga non serve a questo. La vanga probabilmente no, purtroppo serve solo a scavare prima il terreno. Facciamo una prova qua. Facciamo una prova fast. Ecco qua, perfetto. Allora. Ok. Dov'è? Ok. Sì! Uh, risposto alla domanda: la vanga è solamente l'oggetto per lavorare la terra fast esattamente come il piccone lavora fast la pietra e lascia lavora fast la legna. Ok, la vanga non ha un'interazione speciale che mi permette di fare giardinaggio. Però ho finito gli strumenti. Ho finito gli strumenti, abbiamo fatto. Ah no, aspetta, la zappa. Fermi, aspetta. Posso annullare? No. Noi abbiamo fatto la zappa, la spada, il piccone: la spada, la zappa, il piccone. Non penso ci sia altro, ma per sicurezza. Per sicurezza. Allora, abbiamo fatto l'ascia, la zappa, la. Ehm, il piccone, la spada, la, la zappa forse non l'ho neanche mai creata ragazzi, secondo me la zappa non l'abbiamo neanche mai fatta, cioè l'ho vista lì, ora vediamo nel danno, 1. serve a quello dai, senza fare troppo theory crafting, la zappa come ci insegna Pasquale praticò, semi di grano ce li ho le bacche possono fare danno secondo me le piantiamo da un'altra facciamo un'altra porta tanto il maiale non sa aprire le porte e facciamo un'altra zona solamente per le bacche che ne dite eh? allora cosa succede se io faccio questo Oddio! Ah, 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 ah. E, e se faccio così? E metto i semi nell'offend? Funziona? In qualche modo. Uh. Si vedi sta funzionando credo credo che funzioni credo che funzioni l'ho fatto nell'offend quindi devi mettere i semi di grano nell'offend fantastico ok fatemi mangiare le bacche Madonna, ma siamo da tre ore e mezzo in streaming, raga. Ma solo è una! Ok. Allora. Ora, cosa, cosa... manca per l'orticello? Ma certo, un annaffiatoio. Un annaffiatoio. Sto pensando all'Animal Crossing, un annaffiatoio, un annaffiatoio in ferro in teoria? Ho abbastanza ferro? Ma perché un annaffiatoio quando abbiamo sta merda? Oddio, però forse le affogo? Facciamo prima l'annaffiatoio. Allora, sicuramente in ferro. Sicuramente in ferro e il ferro è qua. Bene, andiamo. Annaffiatoio. Come è fatto un annaffiatoio? Così. Eh, manca un ferro. Manca, manca il parte il beccuccio. Potrebbe... Ho del ferro grezzo però da, da fondere. Fondiamolo. Secondo me... Allora, obiettivamente se no il secchio a che cazzo serve, giusto? Ha senso, lo so che lo state pensando, ma il secchio è un po' è un po' grezzo, no? Cioè non, con un annaffiatoio fai meglio. Annaffiatoio bello. Resistente. Eh? Uh, Dov'è il ferro grezzo? Ok, eccolo qua. Dicevo, l'anneffiatoio, credo che. Il, allora, il secchio a che cosa può servire un secchio? Il secchio potrebbe servire, per esempio, per svuotare i corsi d'acqua. Cioè, noi attraverso il secchio Anziché annaffiare le piante, probabilmente svuotiamo i corsi d'acqua. E quindi rendiamo visitabili i posti che sono attualmente pieni di acqua. Non serve per annaffiare. Annaffiatoio. Dai. Dai, frate. Porta de ferro. Il ferro però mi sa che ci abbiamo fatto tutto Aspetta questo l'avevamo fatto Il calderone mancava Non l'abbiamo fatto il calderone alla fine L'avevo visto ma non l'abbiamo fatto Lo vogliamo fare? Non prima dell'annaffiatoio però. Ma soprattutto aspetta troppe cose Prima No eh Questo devo mettere al centro E' piena di altro oro deve essere Um, we'll see. Not now. Sto cambiando idea troppe volte su quello che voglio fare. Dobbiamo fare anche la mela d'oro. Me lo devo segnare. Um, terra, terra, terra. Di qua, uh, terra chiama cazzo. Terra chiama cazzo. Questo va bene. Qui, uh, ok. Uh, Pippini, Pockins. Pippini, Pockins. Pippini, Pockins. Non c'è del Pockins. C'è dello Pippins. Perfetto. Non ho altre bacche. Pietrisco, 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 Pietrisco. Pietrisco, pietrisco. Sono tutti 64. Lo mettiamo qua. Corde, 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 corde. Ho altro ferro grezzo. Fanculo. Sì, ma deve finire questa live a un certo punto, regà. Sono 3 ore e 32 che gioco. Cioè, deve davvero finire questa live. Se no diventa irrecuperabile per chi la segue in past. Quindi... Qua... Eh mi sa che gli manca l'annaffio, ovviamente, ovviamente. Invece le bacche non richiedono annaffio, però fanno male. Allora, dovrei avere dell'acqua qua vicino. E mi dovrei fare anche un'uscita comoda di qua. Dovrei, c'erano con... ancora le scale? No, eh, dovrei farmi tipo altre scale. Madonna sto coso. si rompe ora ok oh. um, secchio l'acqua La, non dovrebbe essere lontana c'era un corso d'acqua qua bizzarro e bizlac Facciamo ecco ecco qua qua qua, qua. Molto bislacco ok eh, ma forse devo andare Sott'acqua perché si inserisce? no Oh no il mio secchio non funziona, forse offendo Oh no, il mio secchio non funziona, raga Il mio secchio non secchia No, raga, forse perché c'è troppa corrente Deve essere acqua calma Eccolo là Ah, ma cazzo, ma era accanto a me ma cazzo ho fatto non vederlo vabbè vediamo acqua calma ah sì ma col destro nuovo controllo ricettario eh. ah perché il secchio d'acqua è un qui di secchio d'acqua più calderone cos'è minestra? Ok, aspetta, no, devo entrarci. No. Oddio. Io. No. No. Cosa ho fatto? Posso tirare un zinzinino? Quindi lo posso raccogliere solamente all'origine. non riesco a metterne un po' e basta ora però è bagnato questo terriccio, vero? è bagnato questo terriccio sì, però come si fa? allora, magari non facciamo le prove qui eh, però poi che cosa faccio al lago casa mia? allora se non è un zinzinino forse secchio in una mano e zappa della confidenza nell'altra Secondo me ce l'abbiamo... Cioè qua è più scuro qua. No. Versala! Versa! Versala! Sei sotto sopra, poco poco! Come ho fatto? Me la sono lanciata addosso? Ok. Quindi io posso lanciare l'acqua oppure... Ok. Come ho fatto? L'ho lanciata. Come ho fatto? Come ho fatto? L'ho lanciata? No, 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 casa mia, no, casa mia, casa mia, casa mia Riprendila tutta Ok Ok Ok, tutto a posto? Ok l'ho lanciata? Come ho fatto? Ho fatto il coglione così? E? E come ho fatto? Forse ho selezionato un tar. Oddio, ah, non l'ho lanciata. Devo aspettare che cresca un po' così poi gliela posso buttare dentro e lo annaffio. Se non posso ancora annaffiare... Dove cazzo vado? Non posso ancora annaffiare. I semi, i semi di cazzo. Ok. C'è modo Chad di entrare. Merda! Vuole il mio orto? C'è problema. Oh no le frecce. Non mi avrà mai. Allora, se io adesso la tiro. Fa un casino. Ok? Ma non capisco come fare. <ride> Ragazzi non so come fare Non so come fare no, Franco è qua dietro Non so come fare Allora facciamo una prova Facciamo una prova Facciamo una prova, la vanga ce l'ha ancora? Sì, facciamo una prova. Ci sono dei creeper. Eh, non sarebbe proprio la notte il giorno in cui fare, cioè il momento in cui fare le prove. però. Ok, io adesso faccio così, non succede niente, non viene assorbito. Adesso faccio così, comunque non viene assorbita. Think. Oh no, sento qualcuno. Ah, ora ho capito. Ho capito. Ho capito, 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 ho capito. Ho capito ho... Oddio, è d'oro. È d'oro. È corazzato. Mm. Guerriero potentissimo. Ma potrebbe droppare del, dell'oro. Soprattutto potrei farlo. Attenzione. Potrei fare esplodere il cazzo. Bene. Cosa mi ha colpito? Blanco. Devo fare un panino, devo fare. E quella la soluzione. Devo fare un panino. E questo è il senso. Devo fare un panino probabilmente. Devo fare un panino. Dove è finito? L'ho ripreso? Sì. Allora, li devo togliere. Così. Sì. Devo fare un panino. Devo fare un panino. Devo fare un panino, ragazzi. Devo fare un panino. Devo fare un panino. Devo fare un panino. Non ho idea di se funzionerà, ma devo fare un panino. Sto pensando attentamente. Sì, è, gi è giusto. Ma devo farne tre? Come, come cazzo faccio qua? Qua è un casino. Devo fare un panino. Ora, 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 ora. Io devo mettere acqua, terra, acqua, terra, seme. Però qui ho troppo poca terra per farlo. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. È un panino a croce. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qui. Questo è il vero. Non serve questo. Che okay, ci sono. Perfetto. Vai. E ora? Mettici il cazzo sopra. Mettici il cazzo sopra. No, no, con la zappa qua. Ok. E questo è il panino. Ha. E ora è innaffiato, raga. E, e ora è fatta. Ora dobbiamo solo godere del nostro. Del nostro lavoro. Perché ora questo è tutta cosa. È tutta cosa qui. <ride> Sembra un altare, ragazzi. <ride> è l'altare, ragazzi. <ride> il grano. <ride> Qualcosa mi dice non sia la soluzione giusta, ma still. Facciamo vari esperimenti. Non posso mettere, penso io Ah, ma devo prendere altra acqua adesso. Devo prendere altra acqua. Non c'è problema, ragazzi. Adesso vado a prendere. O se no deve essere solo adiacente. La diacio. Le proviamo tutte. Le proviamo tutte, ragazzi. Sto grano. Oddio, deve crescere. La diacio. Ora cresce. Ora sa bevera. Un seme sopra io lo posso... Però, seme nell'acqua, no. Però io, secondo me da parte a parte, da parte a parte, come insegnano gli agricoltori dei cazzi. Da parte a parte. Aspetta, aspetta. A destra e a sinistra. Ambe due, ambe due, ambe due. Ambe due. Ambe due, ambe due. Ambe due. Secondo me ambe due. Eccolo, eccolo il campo dei campi. Ambe due. Ambe tre... O ambe quattro. E il maiale dove sta? Non importa. In questo momento il grano è più importante. Secondo me... Secondo me più, più acqua ha meglio è. Più grano esce. È evidente. Ok. Stiamo imparando l'agricolo. Stiamo imparando... Devo risolvere questo problema architettonico. <ride> Sì, vabbè, domani mangio 70 bacche e un pillo e una sega. Mm. Madonna se un cresce sto grano di merda. Ok, però in realtà così adesso posso piantare gli altri semi. Sono, sono tutti la di ascio. Vediamo quale cresce. Facciamo la prova del Bove. In teoria ora tutti toccano l'acqua. si è bagnato? L'ho visto bagnarsi qui davanti ai miei occhi! La scimmia ha compreso! Con l'empirismo! È empirica la situa in questo momento! È empirica! Ho visto l'umidiccio! Ho visto accadere delle cose! Adesso io ti guardo fino a che non diventi marrom merda. Cresce l'erba? Cresce l'erba, sanifica la peste, l'acqua è la risposta per Grosset, sanifica! La magia della vita ragazzi, la magia della vita, la magia della vita! Sta sanificando, sta sanificando il... Guardate! Il rigoglio! Avete visto che, che, che diventa verde? Sì, ma te devi diventare marroncino, mi fa cazzata. Sì! Grazie a New Bubble e grazie a Alessio. Ha sanificato, ragazzi. Quindi, se te metti il terriccio accanto all'acqua, il terriccio diventa erboso e le piante crescono. Il sanifico. Un zeta proprio. Bene. Bene. Questo ci fa piacere. Ma non era più intelligente fa un po' di terra in più sotto <ride> e non creare questa altura di merda <ride> dentro il mio campo? <ride> che adesso. <ride> Ah la scimmia comprende infine i suoi limiti e ride del passato. Abbiamo imparato qualcosa, ragazzi. Che <ride> ridere, questo gioco è troppo divertente. Mm. <ride> Bene. Secondo me per il guinzaglio faremo un'altra volta. Dobbiamo chiudere. Ma ora? Eh, Solo le lo piglia, Guarda eh. lì. Solo le lo pigliano. Eh. Solo le lo pigliano. Secondo me questo sta meglio di quest'altro, vero? Eh? Guardate. Ha fatto il cresco, ha fatto il cresco, l'ho visto ha fatto il cresco Devo metterci un maiale che caca qui dentro nel uh, coso del compost Prendo la merda e ci fo il concime e cresce tutto più in fretta. Quindi maiale, merda, compost, ci butto la merda sopra probabilmente crescano prima Sì, vado a mettere anche il secchio della merda, <ride> aspettate, Vado a metterci il secchio della merda. <ride> Questo gioco è bellissimo! Questo gioco è incredibile! Sì, il sacco della merda! Andiamo! <ride> let's go uh. eccoci <ride> qua il catino aspetta eccolo io metto anche la targhetta di prima cacare qui ok ecco qua ma come fa il maiale a cacarci dentro aspetta ho un'idea aspetta aspetta ho un'idea ho un'idea questo è troppo alto non può cagarci dentro ma ho la soluzione perché l'ho appena imparata aspetta attenzione mm. <ride> oh, sto male mm. la porta è lì la mettiamo Dovrebbe essere qua ragazzi Dovrebbe essere qua Eh si sì, è eh. Ecco qua Ecco non ci può caccare bene Ora oh, è proprio Una latrina oh. la voglia ragazzi Mi fa male la il grano cresce il crano cresce il crano cresce ragazzi sono l'una e mezzo è tempo di andare a letto madonna 1470 sub grazie vuol dire che vi siete divertiti grazie davvero grazie e fa male la pancia ragazzi grazie mille grazie 1470 sub sono un grandissimo supporto anche per mamma mia, mamma mia. un grandissimo supporto anche per quanto è un grandissimo supporto anche per Internazionali che faremo con gran cuore. Grazie mille per essere stati con me. Direi che con quattro ore di diretta, anche se siamo ancora 3.000, è tempo di andare a dormire. Come ha fatto anche Gianfranco? Perché col seme in mano, tra l'altro. Perché altrimenti diventa una serie poi difficile da recuperare. E noi, invece, vogliamo che sia semplice da recuperare. Quindi, che cazzo è che rompe coglioni quegli... Oddio!

Troppa poca vita per combattere. Non ho cibo, vero? Ho del pane! Ma che verso assurdo che fa! Merda! No, la patata la devo. La mela! No, ma ci voglio fare. Non, non ho cosa mangiare, raga. Tenermele per piantarle. Ho ancora troppa poca vita. qualunque cosa fosse l'abbiamo evitata di nuovo l'ho vista solo di sfuggita aveva il verso più pauroso del gioco cazzo. faceva sinceramente paura ma con la carne marcia se, se, se ne metto tanto insieme. un po' carne buona eh. c'è il vessale purificante il purifying salt madonna ragazzi ci vediamo Prossima settimana. E poi vediamo se è finito Genshin di domenica possiamo riposizionare. O se è finito Ori, mettiamo il lunedì e il giovedì Minecraft. Mamma mia, che paura, ragazzi, grazie mille, grazie davvero per essere stati con me. Aspettate che provi sblocco. Ora vi vedo. No, non vi vedo più. Ok, ora vi vedo. Ciao ragazzi. Com'è andata? È stato bellissimo. poesia live magnifica stupendo vero chad troppo divertenti 2500 fatti fuori di testa 2500 alle due di notte considerazioni penso che quel coso sia spaventosissimo non so cosa sia ma penso sia il nemico più forte che, che abbiamo trovato. Ce n'era anche un altro però che mi puzzava di merda: che era quel coso col cappello che abbiamo visto a Ego Balego. Ma non ho la più pallida idea di che cosa possa essere. Il crafting dell'asso è stato commovente. Ero sicuro che ci fosse l'idea del collante della. Come, come, lo scudo. come lo scudo. Ma secondo me. Ora, per favore, non mi dite niente, eh? ma sono sicuro che anche le ossa possano fare qualcosa. Perché le ossa, come la corda, sono delle unità. E quindi, secondo me, le, le corde possono unirsi insieme, ma anche le ossa possono unirsi insieme con la melma. E la melma può essere colla per una roba indefinita in realtà, perché non conosco quante. Non dite niente, per favore, non dite niente. Non so quante cose si possano, si possano mergiare. Uh, la freccia era abbastanza easy. La freccia era abbastanza easy. E cos'altro abbiamo fatto oggi? Le scale a caso, a cazzo di cane? La recinzione ci ho messo un bel po', secondo me. Non ho attualmente gli strumenti per farlo. Non credo di avere gli strumenti per farlo. Grazie Axiom, grazie mille della sub, grazie. No, che mi sono arreso subito, non è vero. C Ho fatto un sacco di tempo prove con il legno, non mi sono arreso subito, non è vero. Il letto non pensavo che si potesse fare con la lana. Però era molto simile come posizionamento al tappeto, quindi è venuto subito. Non mi aspettavo, però, che il letto avesse una meccanica di uh, shift della giornata per schippare la notte. Molto utile schippare la notte. Pensavo che fosse semplicemente un curello alla Pokémon. Eri vicino alla recinzione. Quindi, quindi è con il legno? Vabbè, non mi dite altro. Quindi è con il legno. Eppure penso di averle provate tutte. È vero, ho fatto le sbarre di ferro l'altra volta, avete ragione. Dovrei riprovare come ho fatto le sbarre di ferro. È vero, è vero. Questo, questo è un commento intelligente che ci sta da fare in blind. Perché è, ho già fatto le sbarre, potrei rivedere come ho fatto le sbarre e poi cercare di copiarlo con il legno. Vero? No, non la ricordavo la miniera, ragazzi, la ricordo è che non ci siamo proprio passati. Però ha senso. È vero. È vero. Ho fatto le sbarre di ferro e le sbarre sono un concetto simile. Sono un concetto simile. Quindi potrei riprovare con le. Oh, oppure potrei usare solo le sbarre. Mi ero scordato di aver fatto le sbarre. Se mi volete ricordare cose che ho già fatto a fine live, potete farlo. Questo ci sta. Eh. Vengo inondato di informazioni ogni volta. Ricordati, eh, niente è andato questo commento. Mondo vero o mondo finto? No, mondo molto vero. Quanto costoso un recinto di sbarre? Ripensaci, no, ma infatti volevo vedere come è fatto il recinto di sbarre per farlo di legno. Fatti una lista di cose che vuoi creare dalla prossima volta. Quaderno. Non è possibile scordarsi le robe. Quando mi sono scordato lo scudo mi sono sentito una merda. Ho costruito un cacatoio. Cosa ti ha emozionato di più di questa puntata? Il ritorno a Ego Balego è, stato la parte, è stata la parte più grossa. Le armi d'oro che servono? Niente. Usa shift più spesso per la quality of life, in che senso? Grandi progressi, ma il caccatoio suino è, so, è la cosa migliore. Il tasto destro di... Oh, ragazzi, tro troppe cose, troppe. Il disco musicale non so a che serva. Il panino ha avuto le lacrime. Comunque quando il piccone ha dimenticato il fatto che più volte il crafting richiede due oggetti diversi o due materiali. Nel senso non più di due, intendete? Ragazzi sono le due di una donna. C'è ancora tanta roba da fare. Devo capire se gli achievement devo farli o no. Erano con la L, vero? Perché gli achievement è chiaro che mi. L'altra volta per esempio, mi hanno fatto capire. Vi ricordate che ci fosse una corda. Abbiamo visto a un animale. E quindi. Comunque ha contribuito. Non ora. Comunque ha contribuito alla mia sicurezza riguardo il voler fare una corda. Cioè, io non avrei pensato alla corda per addomesticare un animale senza aver aperto. Non adesso, ok? Senza aver aperto l'altra volta per sbaglio. Con cioè, ho provato tutti i tasti. Non mi ricordo perché stavo provando tutti i tasti. Forse per mettere lo scudo. Per usare lo scudo. Avevo premuto L ed era venuto fuori esattamente questo della. Della corda assolutamente no. Me lo direte voi nei commenti. Allora, me lo direte voi nei commenti. Vi sto leggendo, eh. Quando resterei bloccato... Ok, ha senso. Ha senso. Ha senso. Quando rimango bloccato non ho più un cazzo da fare. Allora... Allora andiamo. Clicca F3. Oh mio Dio, che cazzo è? F5, giusto me l'avete insegnato l'altra volta. Leggi mi cheer, come no? Non c'era il modo per fare il POV? Eccolo. Bello questo. Leggo subito i cheer, datemi. Oh no, ho sbagliato. Uh, alt tab. No, ho sbagliato di nuovo. Ok. Usa Shift più sinistro quando sei dentro una cassa per mettere più velocemente le cose. Ok? Shift più sinistro, vabbè. Signori, direi che possiamo chiudere. Salva e torna al menu principale. Beh, ragazzacci, io vi ringrazio. Per essere stati con me. È stata una, una live splendida. Davvero. Mi sono divertito come un bimbo piccolo. Spero vi siate divertiti anche voi. Spero che davvero con tutto il cuore tutto il tempo che perdo a fare cose che non so fare sia per voi divertente. Perché so che. che Potrebbe esserci una parte della community che vuole che io apra quel libro e scopra le ricette, ma arriverà il momento. Prima bisogna fare le stronzate. Prima bisogna provare a mettere insieme mille miliardi di cose. Meglio piuttosto con la L per sbaglio vado a vedere il, la domestica con l'animale, allora mi metto in testa che se può fare la corda. E basta, vi siete divertiti. Ecco allora l'importante è quello: noi siamo qua a fare il tifo sempre. e Comunque, non preoccuparti, se andate a grande, meno male, meno male. Sono contento. Vabbè, diciamo che, da una parte, capisco che faccia content proprio il fatto che sto fallendo. Quindi, è nel mio interesse. Non spoilerarmi le cose, perché così almeno le posso provare, e il content è io che le provo. Però mi rendo conto che c'è davvero tanto da capire e da sapere. Me ne rendo conto. Devo stare lontano da tutto ciò che è Minecraft. Non devo spoilerarmi niente, mai. Zero. Perché se. Lo faccio alla fine. Questa serie è preziosa perché non so un cazzo. Eh insomma, molto veloce. Non considero il mio andamento molto veloce. Secondo me talvolta sono testardo e mi metto a provare per troppo tempo cose. Però... Scusate eh, se non stacco però mi manca il contatto con voi, quindi me ne approfitto per leggervi. Stai procedendo in maniera normale, con qualche insolito picco. In realtà le scoperte di velocità non bot è stato la bellissima complimenti. Allora, secondo me il punto è che io sono partito Sapendo che esistono una serie di strumenti grazie a Smash. E so che esiste il carrello Quindi devono esistere dei binari. Perché mette anche i binari so che esiste la dinamite, so che esiste il, la spada eh, e la spada di diamanti infatti è stata la prima cosa. Però Non ho riflessioni sulla lore, ma ve ne parlerò. Prossima volta, prossima intro, vi giuro che vi parlo del mondo di gioco. Facciamo. Facciamo un. un excursus di quello che sappiamo. Non credo che nessun. Blind Sanno di Merte. Eh, però aspetta, fermo. Il guinzaglio è stato scoperto perché l'altra volta abbiamo visto l'achievement. E da lì è partito, se vi ricordate, tutto il treno del. Ma allora si possono addomesticare gli animali. Quindi. Mi. Quella secondo me è la, scop la scoperta più artificiale che abbiamo trovato. Benché ovviamente l'abbia comunque vista dal gioco. Ho capito, ma gli slime. E però Gionno avevamo fatto quel commento avevo fatto quel commento sul collante proprio qualche ora prima, quindi è stato, cioè, lo slime è in quasi tutti i fantasy colloso. Quindi era abbastanza almeno giusto provarci. Era almeno giusto provarci. Secondo me gli spoiler indiretti tipo achievement o smash ci stanno, ma anche secondo me. Infatti, easy. Slime rarissimi, tra l'altro. Bom. Ragazzi. Baci e abbracci. E sogni cazzi. Ci vediamo domani. Ore 17 con la gara online di Pokémon. E ore 21.30 con Bianco e Nero. Non si smette di godere. Buonanotte. Sono i cattivi. Ciao.